Benvenuti o bentornati da Videodrome in via Magenta 85, sono Federico Frusciante come al solito e sono qui per la monografia di ottobre. Ho deciso di farla su Robert Zemeckis, uno perché è uno dei registi più importanti a livello commerciale degli anni 80 e 90, due perché è un grande artista d'avanguardia, tre perché ha fatto anche dei flop di cui voglio parlare e quattro perché è uno dei registi con cui sono cresciuto e quindi mi va veramente di discuterne un po'. Il nostro nasce la famiglia cattolica nel 1952, il 14 maggio, a Chicago, in Illinois, dove praticamente sin da piccolo si innamora del cinema, alle medie, alle superiori già inizia a girare i suoi primi corti, poi decide di andare all'University of South Carolina of Arts, insomma la scuola d'arte della South Carolina, dove si diploma col massimo dei voti. Viene notato appunto da Steven Spielberg e soprattutto dal suo collaboratore Bob Gale e praticamente decidono di farlo diventare di squadra Spielberg, appunto, e siamo nel 1976 circa. E di lì in poi nasce quindi la carriera cinematografica del nostro Zemeckis, che è arrivata fino e continua fino ai giorni nostri. Quindi che dire di più? Zemeckis è questo, è stato scoperto da Spielberg, da Spielberg ha avuto tante produzioni, poi si è fatto anche tante cose da solo, insomma un grande secondo me del cinema americano Zemeckis, nonostante qualche flop, che andiamo subito a monografare film per film partendo appunto dalla sua prima opera. Ed è del 1978 l'opera prima di Robert Zemeckis, che giovane, 26enne, decide praticamente di esordire con questo 1964 all'Army a New York arrivano i Beatles, in originale Won't Hold Your Hand, dalla canzone appunto dei Beatles. La storia è semplicissima: nel 1964 i Beatles sono davvero andati a New York a fare il loro primo live per l'Ed Sullivan Show, e qui è la storia di quattro amiche che partono per andare a vedere appunto i Beatles per motivi completamente diversi l'uno dall'altro, a cui si uniranno un altro paio di ragazzi e altri due per arrivare praticamente a vedere questi Beatles dal vivo. E la storia è praticamente questa, loro che devono arrivare lì, e poi non vi sto a dire altro perché questo è un film tra i più introvabili e tra i meno visti di Zemeckis, perché fu un flop veramente assoluto, infilandosi diciamo così nel 1978 nella nuova Hollywood, nei film dell'uscita dell'ultima mandata della nuova Hollywood, si infila in quella che chiamiamo così il cinema un po' nostalgico di quegli anni, American Graffiti, molti film parlavano degli anni 50, 60, in questi anni 70, nonostante fossero passati solo 13-14 anni appunto da quella famosa serata dei Beatles. Ma Nancy Allen protagonista già bellissima, il film è chiaramente anche il sottoscritto, sinceramente saranno 20-22 anni che non lo vedo, perché l'ultima volta che l'ho visto passare su una rete chissà dove di notte, perché è uno di quei film andati scomparsi proprio perché sono diventati un flop, del quale magari ora poi andrò a controllare dopo la monografia se c'è o non c'è un DVD o un Blu-ray da poter acquistare, perché io me lo ricordo come un film molto divertente che in realtà attraverso appunto lo sguardo di questi ragazzi metteva chiaramente in luce la prossimità dell'arrivo in Vietnam, uno sguardo sociale e politico sugli anni, sulla fine diciamo di un certo tipo di fine proprio di un sogno americano vista la morte di Kennedy, e però lo fa con uno sguardo leggero. Il film è una commedia molto veloce, fatta anche di gag esilaranti, un film chiaramente che funziona un po' a metà, è classica opera prima, quindi dura il giusto, gli attori sono ben diretti, già il montaggio era abbastanza particolare e metteva in luce una voglia di sperimentare anche all'epoca con piano sequenze e con movimenti di macchina, un montaggio abbastanza particolare. Zemeckis già metteva in luce un certo tipo di spirito da gag appunto cartunistico, che poi ritornerà anche nei suoi film maggiori. E quindi dicevo, un film che fa anche della gag demenziale, del surreale, del grottesco il suo punto di forza, e in effetti quando il film si prende meno sul serio funziona di più forse di quando cerca di essere un po' più centrato. Va anche detto che comunque il film è una commedia, non cerca di essere niente altro, cioè è un film molto divertente, un'opera prima come ripeto che per quel che mi ricordo aveva una grande Nancy Allen, la scena che finì sotto il letto di uno dei Beatles è geniale, e il fatto di come arrivano loro all'albergo è strepitoso, le motivazioni di ognuno, quello che si è fatto cambiare il nome in Ringo, quell'altra che li odia perché pensa che i Beatles vogliono far abbassare la cultura del popolo, quell'altro che invece li odia perché invece pensa che gli rubino le donne americane, insomma un film folle in un certo senso, come folle Zemeckis. E Spielberg ci ha creduto, Alan Silvestri ha fatto la musica, Bob Gale ha scritto con lui il film, ma è risultato un flop, quindi che dire, per me è un risultato artistico
dico importante in realtà, perché è un'opera prima di un regista che poi sfornerà due o tre capolavori non da dimenticare. E per il resto poi ci ritroviamo sempre di fronte comunque a un film divertente, scanzonato, pieno di gag, e che comunque al suo interno dà un certo colpo alla satira sociale e politica degli anni, e ha, come ho detto, quella voglia di rientrare in quei film nostalgici che la nuova Hollywood aveva anche tirato fuori, nostalgici sì, ma pieni anche comunque di critica per una certa America, appunto, che stava perdendo, diciamo così, la sua verginità morale oltre che etica. E detto ciò, quindi il film comunque, nonostante il flop, fa conoscere il nome di Zemeckis, Spielberg comunque tiene duro e gli produrrà anche la prossima opera scritta insieme a Bob Gale, anche perché poi dopo che ha girato appena questo film è lo sceneggiatore Zemeckis di quella meraviglia che è 1941 all'Arme Hollywood, appunto quel capolavoro di Spielberg. E se vogliamo anche questo film, appunto 1964, possiamo inserirlo anche, visto che è coevo insieme alla nuova nascita di un certo tipo di ironia, di un certo tipo di cinema, alla John Landis. Quindi nuova Hollywood pura sul finile, Zemeckis comunque viene lanciato da questo film, i critici ne parlano bene, ma il pubblico diserta. Dopo l'enorme flop subito appunto dal primo film, dopo aver scritto però 1941 appunto per Spielberg, gli viene data un'altra occasione, e nel 1980 il nostro gira un'altra commedia abbastanza demenziale e grottesca, appunto siamo nel 1980 e si intitola La fantastica sfida, protagonista unico in realtà, poi fa ridere veramente, è il grandissimo, giovanissimo Kurt Russell, e nella grandissima parte dei due fratelli c'è un Jack Warden meraviglioso. Vedete, la storia è quella di due fratelli che hanno appunto due autoconcessionarie, uno davanti all'altro. Una è gestita da questo Rudy Russo, sto ragazzo che vuole diventare senatore, che ha bisogno di soldi appunto per fare il senatore, e che chiede aiuto a un boss locale della malavita, che però a quel punto in realtà viene fermato dal fratello dell'altra concessionaria, proprio perché in realtà lui ha già un accordo con il sindaco per far passare l'autostrada e deve praticamente distruggere l'autoconcessionaria che ha di fronte. Cosa succede? Uno di questi giorni il proprietario della concessionaria dove lavora Rudy muore, lui lo nasconde sottoterra e di lì in poi inizia a cercare di fare affari più sotto affari per far appunto incazzare l'altro e per risolvere la situazione che gli tornerà utile insomma in futuro. Allora, dicevo prima di essere interrotto, questa fantastica sfida quindi in realtà narra poi la sfida appunto fra questi due, perché uno vuole diventare senatore e quell'altro vuole far costruire un'autostrada, e quindi ha tutti i motivi per far fallire il fratello, che però lui non sa essere morto. E quindi qui Zemeckis va a piede libero, le gag funzionano, il film è molto divertente e si innesta in piano titolo in quel tipo di commedia semi-demenziale che dai primi anni 80 poi sfocerà nel demenziale puro di Abrams, Zucker e tutto il resto della banda. Chiaramente ancora una volta debitore di un certo tipo di cinema alla Spielberg, però un'altra volta si nota come il nostro Zemeckis in realtà diriga un grandissimo Kurt Russell in una parte comica veramente fantastica, ripeto, Jack Warden strepitoso nelle due parti dei due fratelli, e poi riesce a fare tutte quelle follie di intramezzi pubblicitari che sono veramente geniali attraverso un film che poi in realtà racconta poco, ma lo racconta benissimo, e racconta anche un'altra volta uno spaccato sociale assurdo, perché comunque il suo modo di ragionare è veramente fantastico. E politico sì, perché comunque le battute sulla politica e la situazione americana non sono veramente lievi né da poco, ma anche molto leggero, diciamo. Zemeckis stava diventando sempre più bravo tecnicamente, il film in quel senso è fantastico, un montaggio perfetto per le gag, il film vola via che è una bellezza, notevole la colonna sonora, e veramente, come ho detto, è divertenti quasi tutte le condizioni in cui il regista ci vuol fare ridere, quasi tutte le sequenze appunto indovinate per far fare quattro risate, e il film le fa fare senza per questo essere idiota, e continua ad inserirsi in un certo tipo di cinema appunto alla John Landis, alla Spielberg, è più ironico. E qui Zemeckis però, a differenza per esempio del film precedente dove le protagoniste erano quasi tutte donne anche se poi arrivavano uomini, qui le donne quasi scompaiono per fanno un po' più da parte, ma ripeto, il film è completamente anarchico sotto un certo punto di vista, troppo avanti coi tempi secondo me, troppo schizzato e forse anche eccessivamente e probabilmente difficile per l'americano medio, che non riusciva probabilmente a cogliere riferimenti sia politici sociali che anche appunto al cinema classico della comicità americana degli anni 20, 30 e 40. Detto questo, il film per me è molto molto divertente, questo si dovrebbe trovare più facilmente, fu un altro flop assoluto, e comunque questo fantastico
l'unica sfida, rimane un film da vedere dalla filmografia di Zemeckis, perché un'altra volta fa vedere come il riesce in realtà a voler essere di avanguardia in un certo tipo appunto di fotografia, in un certo tipo di stacco di montaggio e in un certo tipo di direzione degli attori che sono lasciati liberi sì, ma mai di improvvisare, che la sceneggiatura è sua, anche questa è di Bob Gale ed è praticamente quasi perfetta sotto questo punto di vista, così come la regia. E ciò che non è perfetto probabilmente è il soggetto, che è divertente e tutto il resto, ma che non è sicuramente un capolavoro. Resta il fatto che comunque Zemeckis dimostra ancora una volta di essere un regista di ottimo livello e di grande mestiere, e purtroppo però il film continuerà a fare flop. Meglio li andrà con il prossimo, di cui andremo a parlare, che comunque sarà il vero primo successo appunto del nostro Zemeckis. E siamo per l'appunto, proprio per l'appunto, in zona successo globale totale, perché questo film del 1984 con protagonisti Michael Douglas, Catherine Turner e praticamente l'esordiente Danny DeVito che veniva dalla televisione, è appunto del 1984, è appunto all'inseguimento della Pietra Verde. Sulla scia del successo dei vari Indiana Jones, inutile dirlo, qui praticamente il nostro viene spedito a dirigere questo film di avventura. Lo scrive sempre lui, che segue in realtà la logica spielbergiana, diciamo, del cinema, seppur questo non sia assolutamente un film prodotto dallo Spielberg stesso. Quindi segue comunque la botta di successo, l'avventura, che aveva riportato l'avventura a far film addirittura come Le miniere di Re Salomone, o addirittura quello con, come si chiama, con Cyndi Lauper, con Jeff Goldblum. Ne uscivano un bel po', anche noi in Italia, insomma, se ne è fatti un po' Margherita e tutto il resto. Questo all'inseguimento della Pietra Verde è probabilmente l'Indiana Jones del periodo più riuscito, uscì al cinema in quell'anno lì, fu il primo vero successo commerciale, costò una quindicina di milioni, ne incassò uno sbotto, un tipo un centinaio. Naturalmente l'incasso dell'anno fu Il Tempio della Maledetta, l'Indiana Jones che uscì, che ne incassò tre volte tanto, ma resta il fatto che è uno dei 10 film più incassati di quell'anno lì, insomma viene sparato nel tutto il mondo in cassa. Michael Douglas era già famoso, ma diventa ancora più famoso. Catherine Turner aveva già fatto cose come Brivico Caldo, mi pare, era bellissima. Comunque qui diventa ancora più famosa, e nella storia appunto di Joanne Wilder, che è una scrittrice di romanzi di rosa d'avventura, che è costretta ad andare a rifinire in Colombia perché gli ammazzano praticamente il marito della sorella, che appunto Elena la chiama e gli dice: vieni qui a Cartagena, nella città appunto in Colombia, a salvarmi perché sono nella merda. Allora lei parte, decide di arrivare in questa città, invece viene subito inculata e rifinisce in mezzo a un casino incredibile, perché lei ha una mappa praticamente per El Dorado. Viene salvata per puro caso da questo Jack Colton, questo avventuriero americano interpretato da Michael Douglas, ed insieme, inseguiti dal cattivo ma completamente rincoglionito Danny DeVito, ovvero Ralph, devono cercare, all'insaputa di lei che vuole essere solo portata in realtà dalla sorella, e mentre il nostro Colton decide di dare la caccia anche al tesoro. La trama poi è tutta qui, e c'è poco altro da dire, e c'è da dire che Zemeckis azzecca perfettamente tutti i tempi. Ma ha detto subito che, a differenza di Indiana Jones, qui la donna non è come nell'Indiana Jones più o meno un arredo divertente, e Indiana Jones è l'uomo superiore. Qui in realtà la nostra Catherine Turner dà dimostrazione di potercela fare benissimo da sola, se conoscesse il territorio, la cosa che rende superiore Jack Colton all'inizio, proprio che lui conosce dove stanno andando, ma lei non ha alcun problema a utilizzare il machete a difendersi, nonostante sembri così debole all'inizio. È una differenza molto importante, perché trasporta il film, seppur sempre d'avventura, seppur sempre nei boschi, tutto ha una condizione più comica di quella di Indiana Jones, specialmente dei Predatori dell'Arca Perduta, rende il film molto più divertente. In realtà ci troviamo di fronte a una commedia sentimentale on the road, avventurosa, che è poi quella che descrive la nostra Joanna nei suoi romanzi, ed è quello che fa in realtà il nostro Zemeckis. Dirige questa commedia d'avventura con una tecnica formidabile, con un ritmo spaziale, le gag vanno praticamente tutte a segno, la violenza non manca, e il film poi a un certo punto diventa anche avventura pura, e lì ci si comincia a divertire seriamente. Finale ottimo, coppia di protagonisti veramente fantastica, che poi tornerà nel sequel, che però sarà diretta da Lewis Teague, che comunque, pur essendo un buon mestierante, non porterà a questi livelli assolutamente, sarà un filmetto d'avventura come altri. E Danny DeVito si innamorerà a tal punto della coppia appunto Douglas e Turner, che li farà addirittura recitare in quel capolavoro misconosciuto ormai, che è il fantastico comedione nero La guerra dei Roses. Film sotto questi punti
trinta che funziona sempre, i cattivi sono veramente cattivi, e la fotografia, il montaggio di Zemeckis è sempre più sicuro di sé, il successo poi lo porterà a scrivere il film che l'anno dopo lo porterà all'ipersuccesso, veramente all'ipersuccesso, ma già qui comunque è uno, come ho detto, dei film che incassa di più e piace tantissimo alla critica come i suoi film precedenti, perché qui in effetti, essendo un film meno personale forse di Zemeckis, ma forse proprio per dare dietro insomma al suo, diciamo così, scopritore Spielberg, in realtà Zemeckis rallenta un po' sulla comicità demenziale, la rende più una screwball quasi anni 40 della commedia classica all'americana, e questo in realtà rende giustizia al tutto e all'operazione, che quindi non diventa un mero recupero di Indiana Jones, barca troia pardesse a Indianapolis, ma che in realtà diventa un film appunto apprezzato un po' da tutti, e che in realtà come ho detto ci dà uno dei personaggi femminili più importanti della commedia americana, più potenti, con questa grandissima Kathleen Turner all'epoca. Eppure anche questo film sembra un po' essere scomparso, nessuno ne parla mai quando si parla di avventura, eppure per me è un grandissimo cult ed è anche un certo tipo di pietra miliare, se vogliamo, proprio per il suo mescolare azione, commedia e romanticismo e un certo tipo anche di fantasy, per portare tutto però poi in fondo veramente a uno stile che diventerà unico appunto con i prossimi film, di un regista che nonostante è commerciale, un regista che cerca sempre di raggiungere un certo tipo di pubblico, anche qui sperimenta e lo fa con successo. E poi succede il danno buono, nel senso, per la carriera di Robert Zemeckis, perché visto il mega successo spaventoso, diciamo, dell'Inseguimento della Pietra Verde, che nessuno quasi si aspettava dopo questi due flop giganteschi a parte di Zemeckis, viene data carta libera a Robert Zemeckis, che ha questo soggettino appunto tra le mani, che diventerà poi in sceneggiatura Ritorno al Futuro. Spielberg torna alla produzione, viene scelto Eric Stoltz, partono le riprese come protagonista per fare Marty McFly, le riprese durano qualche giorno, qualche settimana, poi Eric Stoltz litiga con Spielberg, viene mandato via a pedate nel culo, si riparte da capo, Spielberg ci rimette un po' di soldi, ma chiama appunto lo sconosciuto Michael J. Fox in cinema, che faceva appunto un altro telefilm, La famiglia, non mi ricordo dove faceva il repubblicano schizzato del ragazzino. Detto questo, e tutti conoscono la storia di Torno al Futuro, la dico, la storia di Marty McFly, che nel 1985 suona una chitarra in un gruppo pop rock alla You and the Lewis, dove è diventata famosissima la canzone più brutta che abbiano mai scritto in vita loro, ovvero Power of Love, ma ha venduto come una bestia, con la sonora del film ripetuta a ripetizione. Detto ciò, praticamente questo Marty McFly è il classico ragazzino che a scuola va sullo skate, suona, fa tardi a scuola, però c'è una bella fia, cioè è amico di questo Emmett Brown, questo dottore pazzo, così, diciamo così, di questa cittadina, il Valley. Che cosa succede però? Questo nostro Emmett Brown inventa una macchina del tempo, appunto, che è la nostra famosissima McLaren. DeLorean, poi McLaren, ma poi sono passato McLovin, fra un po' parlo di Vellati. Sono andato a Saks Bad, la famosa DeLorean, che hanno venduto più modellini di vela macchina, penso, di quanti ne abbiano mai create di vere e guidate. Detto questo, fa questa DeLorean, che in realtà funziona e viaggia veramente nel tempo. Cosa succede? Mentre fanno la prova, di notte, lui e Marty McFly, che ha una famiglia che subisce tutto, da beef e tutto il resto, e Marty McFly sta lì con lui mentre è lì e si rende conto che la macchina va a plutonio, il plutonio è stato rubato a questi libici arrivano, ammazzano il dottore davanti a lui piglia la macchina, parte, va sempre più veloce, imposta praticamente per sbaglio nel 55 il viaggio del tempo e si ritrova 30 anni prima, praticamente nella Hill Valley di 30 anni prima, ancora prima che nascesse, e per un puro errore riesce a far innamorare sua madre di sé e non del padre, e quindi di lì in poi deve fare di tutto per rimettere insieme la situazione, per evitare che lui e i suoi fratelli scompaiano letteralmente da una foto di famiglia e dal mondo. Questa, e poi deve riuscire anche col dottor Brown a prendere un fulmine che cascherà sull'orologio, come tutti sapete, per poi tornare appunto al futuro. Da lì il titolo. Tutti conoscono Ritorno al Futuro, è un film tecnicamente geniale, un cult completo, girato meravigliosamente, interpretato da un Christopher Lloyd che fa un Emmett Brown mostruoso, Michael J. Fox in grandissima parte, tutti bravissimo, Crispin Glover, fantastico a fare George McFly, un film che appunto ci butta in questi anni 50 e gioca quasi sempre in realtà di reazione, di gioco, su ciò che la madre aveva detto a McFly nell'85, che ciò invece che scopre della madre del 55, tipo che è una fumatrice, che gli piace di molto macciuccia in macchina come ragazzi, che non è assolutamente quella repressa che sembrava quando lui era adulto, e quindi comunque c'è questa cosa assoluta, tra cui anche un bacio incestuoso in un film hollywoodiano, che non è cosa da tutti i giorni.
cosa funziona nel film? Quasi tutto, al 90% il film funziona benissimo, in realtà funziona tutto, funziona per come è costruito, funzionano le gag, funzionano i personaggi, e Zemeckis è stato molto bravo a dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, perché il film è un film libertario in quel senso, un film che vuol dare spazio a un certo tipo anche di pensiero, non per forza iperamericano, ma in questo però nasconde anche, va detto, un certo paio di difetti nemmeno voluti, che vedo magari io perché leggo il film sotto varie sfumature. Ad esempio, spoilerizzo, ma penso l'abbia visto anche l'universo, comunque c'è uno spoiler sul finale: alla fine, quando lui torna qua e il padre ha preso coraggio, non si deve capire perché lui deve essere ricco sfondato, il padre è un pezzo di merda che bullizza Biff come Biff faceva con lui. Cioè, quindi il film ti vuole insegnare che bastano i soldi per essere ricchi, per trattare male la gente, e quindi questo a me mi fa anche un po' incazzare, ma il colpo che a Reagan andava dato. Non è a caso che i cattivi sono i libici, guarda caso, non è a caso che comunque poi lui suona il rock and roll, e guarda caso, cioè, l'ha inventato nel film, poi andrete a vedere, insomma, anche lì l'ha inventato a quanto pare un bianco, anche il rock and roll. Insomma, un film che cerca di essere da una parte molto per ragazzi, da una parte poco politico, ma che comunque cerca anche di garbare a quegli americani super americanizzanti, con la bandiera, con le 8 bandiere del loro stato, della Maria, della città, del quartiere, della ASA, del divano che c'hanno fuori ASA, gli americani, come se io parassassi lì per Livorno e ci avessi tutti buoni la bandiera del Livorno, dell'Italia, della Toscana, del Granduato. Insomma, gli americani sono fatti imposti. Però Ritorno al futuro è un film fondamentale per la crescita e la nascita di tutti, geniale sotto il punto di vista della scrittura, come ho detto, al di là di queste cose che a me non piacciono proprio come ricerca, geniale il finale, fantastico il ritmo, bellissimo, come ho detto, l'idea appunto di tutte le gag che vengono trasportate, no? Quando parlano del presidente che era Reagan, e lui dice il ministro della guerra chi è, John Wayne, insomma, tutte queste grandi cose che descrivono anche qui un po' come aveva già fatto in realtà, volendo, nel suo primo film. Zemeckis torna a una specie di graffiti, un American graffiti alla George Lucas, per raccontare comunque un'America degli anni 50, anch'essa un'altra volta stilizzata in maniera un po' troppo bonaria, ma che comunque metteva in mostra un certo tipo di cinema, come era appunto quello di Zemeckis fino a questo punto, comunque anche per famiglie, però incredibilmente intelligente e soprattutto girato, veramente messo in scena con una grandissima forza e con una potenza che raramente si era visto a metà degli anni 80, effetti speciali grandiosi utilizzati con il giusto gusto e i giusti tempi, senza mai esagerare. Quindi, che dire, Ritorno al futuro è sicuramente uno dei cult assoluti della mia adolescenza, è uno dei miei film preferiti, non lo definisco un capolavoro perché secondo me non lo è, ma sicuramente è un film indimenticabile e che tutti dovrebbero avere e possedere. Dopo il mostruoso successo di Ritorno al futuro, Zemeckis pensa di portare sullo schermo un film che farà una storia eccezionale, non perché stiamo parlando di chi ha incastrato Roger Rabbit nel 1988, non perché sia poi il primo film che mescola l'animazione alla live action, da Pomi, Dottore Manici di Scope fino ai film degli anni 20 addirittura lo facevano, ma mai si era visto veramente un livello del genere a livello di trama. Cioè, se negli altri appariva un pezzetto, no? Dove appariva un po' di cartone e così il resto, qui invece tutto si basa proprio su questo. Grazie al romanzo di Gary Wolf, mi pare da cui è tratto la sceneggiatura di Jeffrey Priest, qui non ha scritto una parola, però ha diretto in maniera a dir poco spettacolare questa storia. La storia è quella di Harry Valiant, che siamo in ipotetico 1947, dove praticamente gli esseri umani e i cartoni mami vivono insieme nello stesso mondo, praticamente, e vengono utilizzati appunto per fare i cartoni che vediamo noi in televisione. Cosa succede? Roger Rabbit è l'idolo più idolo di tutti i film del cinema, è questo coniglio completamente folle e pazzo, che è sposato con appunto Jessica Rabbit, la topona che tutti ricordiamo, no? Disegnata, non sono cattiva, mi disegnano così, la battuta più importante che ha. Cosa succede? Viene praticamente chiamato dal boss del cinema, del capo appunto di Rabbit, di Roger, perché gli dice che secondo lui gli sono venute voci che la nostra Jessica Rabbit gli faccia le corna e che quindi Roger Rabbit possa andare completamente fuori di testa se ne scopre la cosa. Quindi il nostro Valiant viene messo dietro a Jessica Rabbit, mentre fa questa cosa in realtà scopre una cosa ben più grossa, di cui non vi parlo perché magari qualche lesionato non ha visto chi ha incastrato Roger Rabbit, cosa molto strana, ma magari c'è qualche giovane o qualcuno che addirittura ce l'ha sulle palle.
Chi è incastrato Roger Rabbit è meraviglioso. Bob Hoskins nella parte del protagonista è a dir poco spettacolare. Sono passati 30 anni, cazzo, ed è incredibile come non si noti ancora assolutamente nessuna smarcatura e nessun sovrallievo dell'effetto speciale della sovrapposizione. Basterebbe la prima scena iniziale del bambino e di Rabbit nella cucina, girata in maniera spaziale dal grandissimo Zemeckis, che poi quando si dà la martellata gli casca il frigo in testa, sbaglia e non gli viene tipo gli uccellini, ma gli viene le stelline, e allora lui se la rifà 200 volte col martello fino a che non esce di campo da, diciamo, dallo studio del cartone, e va nello studio normale e inizia la magia del film, dove vediamo i cartoni che si mescolano a tutto, ed è veramente qualcosa che rimane. Poi rimane incredibile come il film abbia il vero passo noir, sia cattivissimo. Il cattivo interpretato da Christopher Lloyd è veramente mostruoso, e di una cattiveria immane. Quando scioglie la scarpina nell'acido lì nella salamoia è terribile. Le iene sono cattivissime. Il film è pieno di gag che funzionano dalla prima all'ultima. Cioè, questo è il vero primo capolavoro. Questa è la parola capolavoro, non è usata a caso qui. Qui è un capolavoro mente del cinema, un film esteticamente magnifico, con una forma straordinaria, una sostanza tra l'altro contro le differenze razziali, contro appunto un certo tipo di America negli anni 40, ancora legata in realtà a un suo passato semi-nazionalsocialista, abbiano voglia di dire quello che dicono gli americani, che in realtà erano più a favore di uno che dell'altri, che dei buoni, diciamo, nella seconda guerra poi ne è toccato. Ma detto questo, il film è proprio, è un noir puro, sembra scritto da Chandler. Il nostro protagonista Hoskins non è assolutamente bello, è un cicciotto basso che pure recupera quella gran fia del bar, che c'ha una delle battute più belle del mondo, quando lui si porta il coniglio, che lì si allunga il coniglio davanti e gli dice: oh, hai un coniglio sotto il cappotto, sei contento di vedermi? Cioè, qui è una battuta dietro l'altra, girata in una maniera incredibile. Il montaggio del nostro è sopra ogni livello. Allora, prima di essere interrotto, e questa monografia sono interrotto ogni 30 secondi, prima di essere interrotto, praticamente dicevo, è un film che funziona per tutte le sue gag. Quando arriva lui e dice, inizia a canticchiare per far uscire Rabbit, che lui tiene nascosto dietro il muro, ammazza la vecchia, e che un cartone non può esimersi da urlare con il flit, è una sequela in totale. Ma ripeto, qui però finalmente era ancora l'Hollywood che osava, c'aveva un attore semi sconosciuto, bravissimo, grasso e brutto. Non è che c'era Brad Pitt come ora, col cazzo che era Bob Hoskins farebbe il protagonista di niente. E questa è la realtà dei fatti a Hollywood. È un film straordinario, la voce narrante funziona benissimo, e ripeto, poi l'uso del green screen, l'uso è talmente avanzato, talmente all'avanguardia, che questo film è più che un capolavoro, è qualcosa di indimenticabile. Se Ritorno al futuro era un cult che funziona e che forse garberà ancora più di questo, per me invece la sua vera maturità, la forza totale, la raggiunge qui lo splendido Zemeckis, che gira un film irripetibile. Tutti gli altri che sono stati fatti da Space Jam a Venezuela non valgono la metà di questo, se non un po' Looney Tunes Manic in Action. Ma dietro questo c'era Joe Dante, non a caso, e non è un caso che in realtà poi siano più o meno della stessa scuola anche di Joe Dante, il nostro Zemeckis, vengano tutti da lì, insomma, fine anni 70, produzione Spielberg, e poi si va. E questo Roger Rabbit mi sembra anche un po' stupido parlarne, è talmente geniale, talmente intuitivo su tutto, sul montaggio, l'uso delle musiche, quando lui va a Cartoonia, proprio la città dei cartoni, è qualcosa di spaventosamente originale, un mondo talmente folle e adorabile, che poi va a finire in quel finale che pieno di tensione. Cioè, il film è bello proprio per questo, è teso, riesce anche a mettere ansia, diverte, è proprio una commedia nera volendo, però d'animazione mescolata a un noir puro. Qui siamo di fronte a un colpo di genio, perché non è solo la storia che fa il film, ma proprio la messa in scena di Zemeckis è talmente curata e precisa sotto ogni punto di vista, che riesce a far raggiungere questo film dei livelli altissimi, altissimi veramente per chiunque. Qui non stiamo parlando di film per ragazzi o non per ragazzi, qui stiamo parlando di un film per tutti, un capolavoro assoluto di intrattenimento puro, che diventa arte visiva di quella d'avanguardia. Quindi che cazzo volete di più, se non un grandissimo film che di 30 anni fa fa il culo a tutta la roba per ragazzini che tirano fuori adesso. Quindi boh, mettetevi una mano sulla coscienza e pensate un po' cosa fate vedere a vostri figli. Fatevi vedere Ma di morto chi ha incastrato Roger Rabbit. Un successo dietro l'altro, visto che comunque Ritorno al futuro era stato pensato come una serie, visto il finale del primo, no? Dove veniva già scritto, mi ricordo, dal cinema: vi aspettiamo per Back to the Future parte seconda. Questa parte seconda esce 4 anni dopo la prima, ed è Ritorno al futuro parte 2, che è un film meraviglioso. Ecco, è meglio dell'originale. Qui siamo di fronte quasi a un capolavoro, un cult assoluto. La storia io la rifaccio un'altra volta: Marty ormai è tornato nel futuro, nel suo tempo, dal 55, dopo il primo film,
e come scopriamo praticamente quando arriva, come finisce nel primo, viene portato nel futuro, appunto nel 2015, perché i suoi figli hanno dei grossi problemi. Quando arriva nel futuro, praticamente cosa succede? Succede il danno, nel senso che poi quando tornano nel passato, Biff, il merdone, praticamente è riuscito a contattare il Biff giovane, è riuscito a farli vincere praticamente di tutte. Quando tornano nell'85, Biff è praticamente Trump, ha tutta la città, ha sposato la moglie ed è, che è la mamma appunto di McFly, e sono nella merda. Quindi Doc deve, il nostro Marty devono tornare non più nell'85 ma nel 55, nel passato appunto, dove erano stati seguiti dal vecchio Biff, per levare da Biff giovane di mano il suo almanacco, per evitare che vinca e diventi così ricco sfondato. Allora, la storia è questa ed è molto intrigante proprio per come descrive il futuro. Le gag sono 6.000, quando arriva lo squalo 250.000 in 3D, lui che utilizza lo skate diciamo così tipo monorotaia giapponese, c'è sempre il nipote di Biff che è stronzo e idiota pure questo, eppure a questo gli fa mangiare la merda come il primo. Però a differenza del primo, questo è un film molto dolente, un film cattivissimo verso il consumismo e il capitalismo estremo. Il nostro Biff Trump è veramente quasi una visione del Trump di adesso, quasi una visione del futuro di uno Zemeckis lanciatissimo a mille, ma veramente lanciatissimo a mille. E in questo film la sua regia è strepitosa, i piano e sequenza sono splendidi, le scene di azione grandiose, la scrittura della sceneggiatura è perfetta e nel complesso montaggio e fotografia sono veramente di un altro piano. Zemeckis dimostra un'altra volta di poter girare tutto e incredibilmente gira uno dei pochi sequel al mondo, forse insieme al Padrino 2 e altri, che forse è migliore o quanto vale quanto il primo, quindi una cosa quasi incredibile. Il successo è trionfale, siamo di fronte veramente a un film che ha sfondato da tutte le parti, è un film perfetto, è un film anche questo pieno zeppo di scene da ricordare, una meglio dell'altra. Gli attori sono fantastici, cambia la ragazza, che anche qui comunque ha poco spazio, anche se è lì base Elizabeth Shue. Quello che cambia in questo film è proprio la visione di Zemeckis, che diventa anche molto più cupa in alcuni punti. Tutta la parte in cui tornano nell'85 biffiano, diciamo, è di una cupezza cyberpunk quasi che ti spezza. Il futuro nel 2015 americano, seppur un po' troppo pop, risulta comunque efficace e credibile. La scena in cui va a trovare se stesso a casa è geniale e tutto quello che gira intorno appunto all'almanacco sportivo è veramente un colpo di classe non da poco. Finale un'altra volta interessante e che appunto, come vedevamo al cinema, presagisce per la terza parte, che come al cinema, come chi come me, magari Francesco Braschi l'ha vista al cinema come me, si ricorderà che finiva questo addirittura con "vi aspettiamo al ritorno al terzo", e c'era già 5 minuti del terzo montato a raffica per farci capire che era un western e tutto il resto. Quindi questo 2 è un film eccezionale, che da un certo punto di vista smuove ancora di più le acque del primo, che non fa rimpiangere, come detto, assolutamente l'originale, e che anzi lo supera sia per ritmo, per idee e soprattutto proprio perché questo passaggio fra tutte queste diciamo realtà, futuro, passato, passato, futuro, futuro, remoto, diventano qualcosa veramente di incredibile da vedere e da viversi. Un'esperienza unica, questo Ritorno al Futuro 2, che è il migliore assolutamente della trilogia e che resta scolpito, come comunque tutta la trilogia, nella mia testina, perché l'ho visto da ragazzo. E comunque con gli anni, vedendolo e rivedendolo e continuando a rivederlo anche adesso in Blu-ray, non invecchia. Ritorno al Futuro, bisogna dire che è una trilogia che funziona tantissimo adesso. Ritorno al Futuro 2, nonostante sia un film appunto di 30 anni fa, pare un'altra volta girato ieri, perché Zemeckis l'avanguardia praticamente e probabilmente ce l'aveva nel sangue, insieme alla grandissima e pochi le hanno grandissima dote di riuscire a mescolare l'arte e intrattenimento in questa maniera così esclusiva e così unica. Visto il successo incredibile di Ritorno al Futuro 2, dopo pochi mesi, nel 1990, esce Ritorno al Futuro 3, che va detto, in realtà Zemeckis aveva girato insieme al 2 e che doveva essere un film unico intitolato Back to the Future Paradox e doveva durare 3 ore e un quarto, ma chiaramente è stato diviso in due per farci il doppio dei soldi e poi perché il pubblico, come al solito, probabilmente 3 ore e mezzo al cinema non avrebbe voluto starci. Quindi rinizia dove era finito il 2 e qui vi faccio uno spoiler per chi non ha visto il 2. Siamo nel 1955, Marty è rimasto lì perché il nostro Doc, quello suo, è stato spedito nel 1885. Marty scopre che il Doc Brown è stato anche ammazzato nel 1885. Ella decide di andare a cercare un'altra volta Doc Brown nel 1955 per farsi spedire con la nuova macchina del tempo, quella che va a spazzatura, nel appunto nel vecchio West.
che cosa fa? Decide di partire, parte e arriva nel vecchio West. Quindi il nostro Marty McFly va da Doc, si fa vedere e lì iniziano i problemi, perché insomma anche lì c'è Biff, che appunto è questo criminale che dovrebbe uccidere il nostro Doc Brown, e il nostro Marty McFly farà di tutto appunto per salvare il dottore e riuscire a ritornare appunto nel 1985 e riportare tutto com'era appunto nel finale del primo Ritorno al Futuro. Questa è la trama del film. Il film in pratica, dopo i primi quarto d'ora, è un western, una commedia western d'avventura fantascientifica, chiaramente molto molto divertente, per molti il peggiore dei tre. In realtà è una chiusura molto particolare, perché è una chiusura un'altra volta di quelle che non ci si aspetta. Invece di andare sul sicuro, perché Zemeckis poteva tranquillamente andare sul sicuro e continuare a fare i suoi viaggi nel futuro e tutto il resto, invece decide praticamente di girare un western in tutto e per tutto, perché tranne che per le battute appunto come il nostro che si guarda allo specchio e non sa come farsi chiamare, si fa chiamare Clint Eastwood perché c'ha il solito poncio e il solito appello, è un film in realtà d'avventura, un western puro al di là di tutto. Lui, ci sono cose che non andavano fatte, che vengono fatte, e al solito Marty McFly li deve mettere a posto con Doc, perché sennò succede il patatrac. Il film è girato in una maniera spettacolare, cioè sembra di guardare un film tra Sergio Leone e Howard Hawks, cioè Zemeckis si ributta un'altra volta con Bob Gale, che col quale scrive tutta la trilogia, butta giù questa storia fantastica in questo western. Io non sono d'accordo che sia il peggiore, secondo me la trilogia va considerata poi alla fine un unicum, e come unicum è un capolavoro in effetti, proprio perché è una cosa che è rimasta talmente forte nel sentimento comune. Ritorno al futuro è proprio uno di quelle trilogie che non finiscono mai di stupire. E questo Ritorno al futuro parte terza, in realtà, che anche a me quando lo guardai dissi vabbè, però è un western, si poteva sforzare un po' di più. Invece crescendo ho capito che invece lo sforzo è stato il triplo, perché anche farlo un western non è così facile, renderlo credibile poi quando si usa il sistema della commedia è ancora più difficile. Ma Zemeckis è un grandissimo regista, quando vuole un autore mostruoso, un maestro, e qui dimostra un'altra volta di saper utilizzare i tempi in maniera splendida. Il film corre via che è una bellezza, il western non viene assolutamente guastato dalla commedia e dalla fantascienza, appunto come dicevo, e il film è bellissimo. Michael J. Fox è straordinario, il nostro Christopher Lloyd è sempre più in parte, in realtà poi per tutta la vita, nonostante faccia 6 miliardi di film, no, non si leverà mai dal groppone l'etichetta di Doc Brown, è sempre lui, perché in realtà aveva poco più di 30-40 anni quando ha fatto Doc Brown, e tutte se lo ricordano già settantenne praticamente nel 1985. E diciamo che anche Christopher Lloyd comunque è uno di quelli che sembra essere sempre nati vecchi, sembra essere nato a 72 anni, così è rimasto. Ma detto questo, il film proprio è interessante, riesce un'altra volta a stupire lo spettatore, che se si aspettava l'ennesima storia di Ritorno al futuro invece trompa, viene sbattuta bene bene nella ghigna un western. E quindi un giovane del 1990 che magari western non l'avrebbe mai visto in vita sua si costringe se stesso a vedere appunto western, proprio perché il terzo Ritorno al futuro, successone enorme anche questo terzo Ritorno al futuro, sia di critica che di pubblico, anche se il pubblico corre in massa ma non apprezza moltissimo appunto la svolta western, che io invece ho trovato a tratti veramente adorabili, come il treno finale che appunto torna nel 1985 con Doc a bordo, che secondo me è genio puro. Quindi che dire, il film chiude una trilogia delle più famose e appunto che siano mai state fatte nel cinema americano, è una delle trilogie più divertenti e più innovative che il cinema americano abbia proposto negli anni 80, ed è assolutamente imperdibile per tutti quelli che amano veramente la settima arte, perché l'ennesima dimostrazione di come il cinema di intrattenimento possa avere all'interno molto fasi artistiche, che per questo però non ammazzano assolutamente il divertimento o appure lo sguardo, perché non va mai dimenticato che Zemeckis è visivamente un regista dotatissimo, e quindi i suoi quadri sono splendidi. È un film quindi che si gusta in tutto, nella forma e nella sostanza, perché come al solito chiaramente c'è sempre una certa critica anche al Far West, che viene definito violentissimo, una mea incredibile, non è assolutamente epico né epicizzato, ma anzi, ed è un film straordinario sotto questo punto di vista, e chiude una delle trilogie, come ho detto, più importanti al mondo, meritando appunto questo suo, diciamo così, premio virtuale, proprio perché è completamente originale ed ha segnato talmente la metà degli anni 80, fine anni 80, tutta la mia generazione, tutta quella a venire, tutta anche quelle dopo a venire, che è impossibile appunto non definirla super cult, ed è impossibile amare il cinema di qualunque età una persona abbia senza aver visto almeno una volta tutta intera questa trilogia, che praticamente fa comunque volare Zemeckis ormai da 7-8 anni nel limbo dei registi più visti e venduti d'America. Grandissimo Zemeckis, grandissimo anche Ritorno al futuro 3, che chiude appunto la trilogia in maniera magnifica per il sottoscritto.
La morte ti fa stronzo. Bella, la morte ti fa stronzo. Dopo il successone comunque di Ritorno al Futuro, passano un paio d'anni prima che il grande Zemeckis torni al cinema, secondo me con un altro capolavoro immane. 1992, è scritto da David Koepp, sia il soggetto che la sceneggiatura, il nostro porta in scena uno dei film più cattivi, veramente verso la società estetica americana, ovvero La morte ti fa bella. È grandissimo, La morte ti fa bella. La storia di, siamo nel 1975, Ellen interpretata benissimo dalla moglie di Kurt Russell, che poi dopo vi dirò, mi veramente prima o poi tanto chi se ne frega, porta a conoscere dalla sua amica Madeleine, interpretata alla grande da Meryl Streep, il suo nuovo ragazzo, ovvero Ernest, che è interpretato alla grande anche qui da un Bruce Willis stranito e strambito, che è un po' folle nella sua faccia, quindi forse una delle opere e delle prove migliori appunto di Bruce Willis. Lo porta a conoscere il 75, si stanno per sposare tutto, invece Madeleine gli fotte l'uomo e se lo sposa. Quindi poi passano degli anni, diciamo nel 1992, scopriamo che la nostra Ellen, ormai che voleva fare la scrittrice, è un'obesa distrutta dalla vita e non vuol più fare la scrittrice. Scopriamo che Madeleine è sposata con Bruce Willis, che però più che faceva quando l'ha conosciuto il chirurgo estetico, e che invece ormai è semplicemente uno che trucca i morti, ecco. E quindi la sua carriera in quel senso è finita. Cosa succede? Un giorno vengono invitati alla prima dell'uscita del libro che invece la nostra Ellen ha scritto, tutti sono convinti di arrivare lì, sia Bruce Willis appunto che la nostra Strip, e trovarla grassissima. Invece la trovano in forma smagliante e la nostra Madeleine, ovvero Meryl Streep, rimane colpita da come Bruce Willis in realtà sia ancora di nuovo incantato dalle bellezze di Ellen. Allora cosa succede? Va nel suo centro estetico e gli dice: io voglio cambiare, basta, mi sono rotto il cazzo, sono tutta sfigurata, faccio cacare al cazzo, devo ringiovanire di brutto. Lui gli dice: guarda, non puoi fare un'altra operazione, però se vuoi vai in questo posto qui, che è gestito da questa Lisa Morrone, una grandissima Isabella Rossellini. Allora, dicevo prima di essere interrotto, va da questa Lisa Von Rohan, che poi è appunto la nostra Isabella Rossellini, che in realtà ha un siero magico per il quale, pagando tantissimo, praticamente si ha la vita eterna e la bellezza eterna, però siccome il corpo comunque cede, bisogna avere qualcuno che ti stia dietro sempre. Cosa succede? Meryl Streep a quel punto decide di prendere questa pozione e di diventare appunto bellissima. E poi però cosa succede? La nostra Ellen nel frattempo sta tramando con Bruce Willis di uccidere appunto la nostra Madeleine, che scopriremo però immortale proprio perché ha preso questa, diciamo così, pozione, che anche se vola di sotto alle scale gli si rompe il collo, si rialza, va a giro e di lì poi tutto il resto, non vi voglio dire altro. La morte di Fabella è un film meraviglioso, fenomenale. Un'altra volta Zemeckis porta a casa un film con una regia a dir poco strepitosa. Siamo di fronte a qualcosa di incredibile. La messa in scena segue una sceneggiatura veramente ottima di Koepp, che quando sa scrivere, quando si mette a scrivere, scrive veramente bene, e viene fuori questo film grandioso, questa commedia cattivissima, nera, surreale, grottesca, ma in realtà piantatissima per terra in anticipo di 20 anni sulla fobia appunto della bellezza e del cambiamento estetico ad ogni costo. Soprattutto verso le donne. È un film sotto il punto di vista degli effetti speciali straordinario. Un'altra volta nel 92 gli effetti sembrano nuovissimi. In più citazione quando viene sparato nella panza appunto a Ellen col buco e la ripresa nel mezzo, che è identica a Apocalisse domani del nostro grande Margheriti. E quindi, che dicevo, Margheriti appunto, fantastico appunto la scena quella lì dove ho finalmente Goldie Hawn, mi è venuto in mente, a questo buco qui appunto, e anche lei quindi si scopre aver preso questa pozione. Il film poi è tutto una serie di eventi dopo l'altro, sempre più surreale, sempre più in un certo senso crudele. Isabella Rossellini completamente nuda è uno spettacolo per gli occhi, recita benissimo ed il film è veramente bello, bello come fotografia, un montaggio stratosferico, un ritmo eccezionale. Zemeckis dimostra un'altra volta di essere uno che va un passo oltre gli altri. Questo è uno dei film che ha avuto meno successo di Zemeckis, è troppo cattivo, troppo crudele verso la società dei consumi, troppo crudele verso la società della pura estetica, troppo crudele verso la società dell'edonismo puro, ma riesce ad essere un film meraviglioso e per me un altro capolavoro. Sì, capolavoro non lo uso a caso, capolavoro veramente assoluto del grande Zemeckis, che porta a casa un film a dir poco magnifico, totale, globale, un film che discute su
3.000 ambiti della vita, l'amicizia, l'amore, il matrimonio, la bellezza, la sfioritura, la morte, senza mai perdere di vista la commedia, senza mai però di perdere di vista il nero, senza mai di perdere di vista lo sguardo dello spettatore. E la noia non potrebbe mai arrivare, un film strepitoso appunto con un Bruce Willis sposatissimo che riesce a recitare la sua parte assolutamente per niente d'azione, si ricorda dei suoi passati da Moonlighting appunto da commediante e tira fuori appunto una delle sue interpretazioni migliori, se non la migliore insieme a Die Hard, e riesce a trasformare insieme agli altri attori, insieme a Zemeckis, una storia notevole in un film eccezionale, un capolavoro senza tempo appunto, che riesce ad emozionare e a lasciare una volta stupefatti per il suo finale crudelissimo, anarchico, e che non lascia assolutamente niente, proprio niente da pensare allo spettatore, per quanto è spudoratamente sfacciatamente buttato in faccia appunto ad uno spettatore che probabilmente si aspettava un finale ben diverso. Geniale l'idea delle bambole che si spaccano in fondo, insomma, che cosa vi posso dire di più? Guardatelo, questo film è un film straordinario che Zemeckis ha girato con tutto il cuore, che non ha avuto un grande successo, che è piaciuto pochissimo alla critica, ma che fortunatamente è stato rivalutato, anche perché è impossibile non capire che questo è un capolavoro ed è un film avanti di 30 anni ed è ancora avanti minimo di 10-20 in confronto alle commedie che fanno adesso in America anche nere. Siamo di fronte veramente a un film geniale, un capolavoro che Zemeckis porta a casa con tutta la sua grazia e forza. Veramente, raramente si era visto un film del genere così cattivo e crudele eppure così divertente. Dopo l'insuccesso del 1992, appunto La morte di Fabella del grandissimo Zemeckis, Zemeckis gira forse il suo film più famoso, è messo addirittura dalla Film Award Critics americana fra i 200 film migliori mai fatti in America. Invece secondo me è probabilmente dei live action, diciamo dei film non d'animazione di Zemeckis, è probabilmente uno dei peggiori, seppur uno dei più famosi, e ha vinto più Oscar di quanti ne potessero dare. Chiaramente stiamo parlando di Forrest Gump con Tom Hanks. La storia di Forrest Gump la sanno tutte, siamo nel 1981 a Savannah, in Georgia. Forrest Gump su sta panchina cascata dai cioccolatini, che a vari passanti racconta tutta la sua storia sin da quando è bambino e ha problemi cognitivi, ha problemi alle gambe, incontrerà quindi Elvis e tutto il resto fino al 1981. Di la storia amore con Jenny, l'AIDS, gli hippie, l'incontro con Nixon, con Kennedy, la guerra del Vietnam, il tenente Dan, ai Gamberetti, insomma la corsa è infinita, tutto quello che è Forrest Gump e la trama di Forrest Gump a per l'appunto, quindi impossibile raccontarlo un'altra volta. E che cos'è che mi mette in dubbio di questo film? Il film è tecnicamente allucinante, cioè le tecniche del green screen, della computer grafica si uniscono in maniera perfetta allo schermo, quindi come diciamo forma il film è straordinario, montaggio, messa in scena, recitazione sopra il livello, veramente insomma, dei livelli altissimi. Quello che mi convince molto meno è la sostanza protoconservatrice americana, che dà un po' un colpo di qui e un colpo di là, come era capitato per Ritorno al Futuro, ma qui in maniera un po' più fastidiosa. Quest'idea che se in America, anche se sei un po' rincoglionito, come gli dice la mamma, se ti metti in testa di fare una cosa la fai, e sia vera, per me non è assolutamente così. Quindi il film va in realtà preso quasi come una favola, una favola però che a me praticamente ha fatto più addormentare, come la favola della buonanotte, che in realtà svegliarmi e tenermi bello vispo. Quando lo vidi al cinema rimasi già dubbioso di questa operazione, che mi sembrava per Zemeckis abbastanza banalotta, e se non assolutamente per come ho detto per il livello visivo e per il racconto, eppure questi 2 ore e mezzo di film, come ho detto, sono fra i più famosi appunto del nostro Zemeckis. Ma che dire, Tom Hanks secondo me recita bene, certo doppiaggio italiano è terrificante, molto meglio in inglese, perché mamma mia, tira fuori Gary Sinise, che poi lavorerà in Omicidio in diretta e altri grandi film, che era un grandissimo attore purtroppo andato a scomparire, tirerà fuori un certo tipo anche di voglia di uno spettatore americano di tornare a un certo cinema del sogno appunto americano, che qui diventano più sogni, nonostante poi all'interno del film ci siano 2 o 3 parti di incubo appunto, come l'AIDS e altri, la guerra del Vietnam e tutto questo. E la cosa forse più interessante del film è la quasi completa assenza di sensazioni di Forrest Gump, nel senso quando corre, quando è nella guerra, nonostante abbia idea di ciò che fa, in realtà non ha idea di cambiamenti storici ai quali lui sta ogni volta vivendo, appunto come l'incontro con Kennedy o con Nixon o addirittura con John Lennon, addirittura con Elvis, che gli insegna a fare il suo balletto. Insomma, è un po' troppo questo Forrest Gump, è un po' troppo per me, i miei gusti, è un po' troppo buono, ma buono nel senso negativo, perché è il buono che non è reale, che non vuole essere realista, non è buonista realista, che a me mi può andare bene, è un buonismo che si sposta più sul siamo americani, siamo abbastanza bravi e buoni, nonostante poi come al solito Zemeckis riesca anche a andare un cerchio alla botte, oltre che un colpo, scusate, alla botte oltre che al cerchio, e anche un'altra volta a dare comunque
comunque un certo spazio a dei difetti della società americana, ma il film chiaramente è un film più per conservatori, è un film più per persone che vedono ancora l'America come il paese dei balocchi. Io non la vedevo così nel 94, figuriamoci adesso che c'è Rossone lì che li governa e che dice che non c'è buio dell'ozono e che va tutto bene. Quindi che cosa vi posso dire di questo Forrest Gump? Un film sicuramente di valore, sicuramente tecnicamente ineccepibile, sicuramente girato da Dio, che però per il sottoscritto ha una sostanza veramente iper traballante che non riesce mai ad appassionarmi proprio per la sua assoluta non credibilità anche come favola, perché si va veramente oltre. Alcune parti sono essenzialmente eccezionali, altre parti sono per me veramente trash e assolutamente indigeribili. Questo è per me Forrest Gump, un classico filmone da Oscar, uno di quei film che uno si spara 604 volte fino a quando poi non scopre che il cinema anche di Zemeckis è ben oltre e ben altro. Questo è, diciamo così, Forrest Gump, che secondo me è una delle sue opere peggiori, lo ripeto, nonostante in realtà sia amato da mezzo mondo e in IMDb sia addirittura fra i primi tipo 100 film di tutti, ma IMDb come votazione vale più o meno come quelle del cinema di Topolino. Quindi detto questo, cosa vi posso dire di un film che fa appunto della grandiosità della messa in scena e la sua forza per il sottoscritto, perché ripeto, tutte le scene con il green screen, con l'unione tra la realtà e tutto, nonostante poi l'abbia già fatto 10 anni prima Zelig in Woody Allen, un film capolavoro, quello sì, siamo comunque di fronte a un'opera sicuramente di valore che però soggettivamente non mi arriva assolutamente, che ogni volta che la guardo mi mette anche un po' di nervi addosso. Quindi mi è anche un po' passata la voglia di parlare di questo Forrest Gump, perché ne hanno parlato tutti e anche troppo, e tutti gli danno del capolavoro quando gli dico semplicemente che è un film discreto che mi fa anche un paio di palle così, ma che tecnicamente è assolutamente eccelso e d'avanguardia come sempre più o meno con il grande Zemeckis. Dopo il grandissimo successo di critica e pubblico appunto di Forrest Gump, passano 3 anni prima che, dopo aver girato un episodio di Incubi, un film televisivo anche bellino, andatelo a vedere, ma qui non si parla, come ho detto, di film televisivi, non ci passa più, Zemeckis torna al cinema nel 1997 traendo dal romanzo di Carl Sagan questo film a tratti veramente molto interessanti, che è Contact, appunto interpretato da Jodie Foster e Matthew McConaughey come principali protagonisti. La nostra Jodie Foster interpreta appunto Ellie, è una ragazza che praticamente lavora sui segnali degli extraterrestri e cerca, lavorando per il SETI, appunto di trovare attraverso segnali lanciati nello spazio, attraverso appunto ricevitori giganteschi, di trovare suoni nello spazio che la possono portare praticamente al raggiungimento di un contatto alieno. Lei è atea, lo dice con forza, è atea perché perse il padre quando aveva 9 anni, perché quando lei cominciava a appassionarsi alle trasmissioni radio, ai pianeti e tutto questo, il padre morì perché lei non riuscì a raggiungere le pasticche per l'infarto. Questo l'ha segnata fino a tal punto appunto da perdere la fede e concentrarsi completamente sulla ricerca degli alieni. Che la storia è questa. Poi incontra Josh, che è un predicatore che poi deve lasciare, che rincontrerà più volte nella sua carriera di esploratrice poi dello spazio verso il finale, perché si mescolerà appunto fede messianica, diciamo così, nell'arrivo di questi segnali degli alieni, e soprattutto voglia in realtà di portare tutto di nuovo a un reparto scientifico e a una spiegazione logica. Diciamo che il film è tutto qui, è la storia appunto di lei, della sua grandissima ricerca della realtà, della voglia di scoprire che cosa c'è nello spazio, che cosa si nasconde. Diciamo che il film è poi diviso in realtà principalmente in 3 atti puri. Il primo atto, in cui noi assistiamo dopo un incipit straordinario, i primi 5 minuti sono girati da Zemeckis in una maniera incredibile, quando lei è bambina sono splendidi, con l'attore che non mi ricordo che fa proprio, che è sempre bravissimo, veramente una fotografia, un montaggio divino. La scena in cui muore è girata in modo splendido, proprio per come è decisa di essere montata e messa in scena. Ma diciamo che la prima parte appunto narra la ricerca della nostra verso questi, chiamiamo così, alieni. La seconda parte in realtà poi parla della costruzione, della ricezione appunto degli alieni da parte nostra, questo filmato con Hitler che pare che siano nazisti, in realtà che nasconde dei piani per costruire appunto nel terzo atto una macchina che dovrebbe portare una singola persona a attraversare il cosmo ad andare a conoscere questi alieni. Questo è il film, è un film a tratti straordinario, è un film che ha delle cose bellissime. Una di queste è una Jodie Foster veramente, secondo me, forse insieme a Taxi Driver, nella parte migliore,
pienissima, anzi Maggie poi dirige gli attori in maniera straordinaria. È una Foster che tira su una sceneggiatura a volte un po' farraginosa e un po' facilona, specialmente nelle frasi messe in bocca a un Matthew McConaughey, secondo me è bello, sì, ma veramente all'epoca ancora meno pratico di quanto è pratico ora, quindi quasi zero, ma boh, è finito dentro il film, è credibilissimo come prete col fisio per nulla. Ma detto questo, è comunque un film contact interessantissimo, secondo me ha quel finale che si incarta un po', anche quel finale un po' buonista che lascia un po' nel dubbio, che boh, incarta un po' tutto, però il film alla fine è un film che si segue molto volentieri, che è molto bello proprio per come le prime due, secondo atti sono eccezionali, i primi due atti sono fantastici per come poi una donna protagonista riflette il suo ateismo con forza, il suo non credere in Dio, in realtà è potentissimo in questo film, anche dopo appunto il contatto con gli alieni. Un film visivamente straordinario, con degli effetti speciali mostruosi che Zemeckis al solito gestisce alla stragrande. Ripeto, quello che mi convince molto meno è l'interpretazione di Matthew McConaughey, non tanto il finale ma il prefinale, che secondo me non andava proprio fatto vedere il viaggio di lei, cosa succedeva su quel pianeta, che non mi ha per niente convinto, mi è sembrata una buonistata un po' così già rivista, già sportata sullo schermo da molti altri. Però il film tutto sommato è ottimo sotto il piano di vista della forma, la sostanza traballa un po', ma il film comunque è bello, un bel film che si guarda molto volentieri, una fantascienza alta che dimostra un'altra volta che Zemeckis dirige tutto con grandissima mano, e che qui, aiutato da una Foster straordinaria, anche da un resto del gruppo di attori, come ripeto, tranne McConaughey, che secondo me c'entra praticamente niente, ci sta lì per figura, serviva uno bello probabilmente, e per garbare proprio a Jodie Foster nel film, rimane però un po' azzoppato da quella scelta finale che secondo me, nel non voler chiarire, rimane sì intrigante e interessante, però forse un po' troppo chiarificatrice per noi spettatori e poco per i personaggi all'interno dello spazio in cui noi in realtà viviamo per queste 2 ore e mezzo, ovvero quello filmico, ovvero quello del grande schermo, dove l'ho visto e dove faceva in effetti grandissimo effetto. Io film praticamente di Zemeckis, a partire dal seguente della Pietra Verde, li ho visti tutti al cinema. Bisogna dire che anche quelli orribili di cui andrò a parlare, non in live action, diciamo così, di animazione di animazione sperimentale che vorrà fare lui, visti tutti al cinema comunque rendono di più, perché Zemeckis è uno che la macchina presa sa sempre dove metterla e sempre come muoversi a suo agio in tutti i generi. Un'altra volta dimostra di essere uno che sa veramente narrare su questa sceneggiatura non sua, un po' come ho detto farraginosa e a volte un po' troppo lunga, una decina di minuti, meno un quarto d'ora avrebbe giovato. Rimane comunque Contact un film di fantascienza degli anni 90 tra i migliori, nonostante, ripeto, per me sia un attimino un po' poco sopportabile quel finale, non il finale, ma diciamo così, non l'epilogo ma il prefinale, ma che resta comunque un esempio di come Zemeckis riesca a portare a casa film veramente uno dietro l'altro con una grandissima potenza e una grandissima classe. Lo preferisco molto a Forrest Gump, secondo me è molto più d'avanguardia, molto più sperimentale, molto più anche critico verso la religione, verso chi ne fa appunto un uso, diciamo così, quasi propagandistico più che in realtà spirituale. Quindi grande Zemeckis, buon film Contact, ha avuto un ottimo successo, secondo me ha dei difetti, ma è comunque un film da vedere che dimostra un'altra volta che comunque l'autore Zemeckis stesso riesce a tirare su anche una sceneggiatura, stavolta non sua, non proprio perfetta, grazie, aiutato anche dalla sua perfetta direzione, di una Jodie Foster, come ho detto, straordinaria. Ed eccoci qua, continuiamo con la monografia. Dicevamo, dopo Contact passano ben 3 anni prima che il nostro Zemeckis torni a girare però 2 film contemporaneamente, perché in realtà gira Castaway e Le Verità Nascoste nello stesso tempo. Perché? Perché accetta di girare Le Verità Nascoste mentre già aveva accettato di girare Castaway, aveva girato le scene con Tom Hanks normale, poi doveva aspettare dei mesi perché Tom Hanks dimagrisse, in pratica ti sembrasse appunto, come vedremo poi in Castaway, un sopravvissuto su quest'isola deserta. Quindi nello spazio, nei ritagli di tempo, il nostro gira questo meraviglioso Le Verità Nascoste del 2000 appunto. Costato sugli 80-90 milioni, fu un buon successo, arrivò a 300-320 milioni nel mondo. Il cast era buono, anzi notevole: Harrison Ford e Michelle Pfeiffer come protagonisti, musiche meravigliose di Alan Silvestri, che sono sempre più vicine in questo film al grande maestro Bernard Herrmann appunto, e insomma Hitchcock vola un po' su tutta questa pellicola.
che appunto narra la storia di Harrison Ford e Michelle Pfeiffer, che sono Norma e Claire, che sono due marito e moglie sulla cinquantina, 45, praticamente la ragazza, la loro figlia va al college e quindi si trasferiscono in questa villa in mezzo al cazzo nel Vermont. Arrivano dei vicini e la nostra fa amicizia appunto con Mary, questa donna, la sposata del vicino, che sembrerebbe avere dei problemi con il marito. A un certo punto Mary scompare e nello stesso momento la nostra incomincia a avere il presentimento che il fantasma appunto di tale donna la stia perseguitando in casa per farle scoprire chi è che l'ha ammazzata. Lei in un primo tempo pensa che sia appunto il marito della vicina e poi un giorno però si rende conto che la vicina è tutt'altro che scomparsa e quindi questo fantasma gli vorrà mostrare ben altro. La trama è tutta qui, non ne voglio parlare di più, se no vi sputtano tutto il film. Ma il film è magistrale nel suo essere così classico. E si passa dalla finestra sul coltire, passando per Rebecca, passando poi per i film gotici, un gotico americano classico, che funziona benissimo, anche se nel finale thriller, diciamo, ritornando coi piedi per terra, la storia un pochino perde di tensione, però il film è veramente girato in una maniera spettacolare. Fotografia e il montaggio sono a livelli dell'Hitchcock più ispirato. Siamo veramente di fronte a un film che forse è un esercizio di stile, sì, forse non dice niente di nuovo, ma quello che dice lo dice con una grandiosità maestosa. La sceneggiatura, anche questa, non è del nostro Zemeckis, ma Zemeckis dirige in maniera magistrale una Michelle Pfeiffer bellissima e bravissima. Chiaramente il giro di vita, Harry James sono sempre qui, magistralissimo l'uso degli interni che fa, degli spazi interni, il grande Zemeckis con le riprese nella vasca, le riprese appunto insinuanti, che sono veramente formidabili, così come quelle spaventose che puntano più alla creazione della tensione che al salto sulla sedia che dovrebbe arrivare, ma arriva quando la tensione è ben programmata, come in questo caso. Per me è proprio un filmone, Le verità nascoste. Purtroppo secondo me perde un po' con quel finale che era prevedibile da metà film, ma per il resto è un film eccezionale sul piano proprio visivo. Zemeckis usa una fotografia magistrale, il montaggio suo è riconoscibile alla stragrande, l'uso degli effetti speciali è ponderatissimo, e ripeto, Hitchcock è dietro ogni inquadratura, tutta la prima parte, diciamo i primi 60 minuti che insinuano dentro lo spettatore un problema che poi non sarà tale, sono perfetti. Gli altri 60 sono addirittura migliori, gli ultimi forse 20 minuti, quarto d'ora, il film perde un po' tornando su linee classiche che magari poteva evitare, ma non vuol dire, il film sono passati 20 anni, li porta benissimo. Thriller così ne uscisse da ora farei le capriole. Zemeckis dimostra un'altra volta di gestire un genere così difficile come il thriller horror con fantasmi benissimo, tra l'altro genere che non aveva mai toccato, e riesce a trasportare appunto lo spettatore in una condizione mentale di credere a tutto quello che vediamo. Ripeto, Harrison Ford è straordinario, Michelle Pfeiffer è stupenda, in un film che fa di tutta la sua messa in scena, come detto, dalla fotografia al montaggio a tutto, perché qui funziona qualunque cosa, perché il grande Zemeckis azzecca tutti i tempi della paura, riesce a mantenere un ritmo lento, sofferente, malinconico, anche appunto attraverso quelle luci blu, quelle luci azzurre che nascondono appunto verità che poi quando verranno a gala saranno terrificanti anche per la nostra protagonista. Un film quindi che è un thriller horror gotico, un gotico americano proprio così, proprio classico, che si sposta appunto nel cercare di essere un po' sovrannaturale e un po' più modello Hitchcock proprio base, si finisce sul cortile, donna è vista due volte e tutto il resto, Rebecca la prima moglie anche in particolare, e quindi siamo proprio di fronte a un film che con il classicismo della narrazione però utilizza una forma modernissima, seppur attaccata appunto e ancorata alla bellezza appunto dei piano sequenze, dei movimenti di macchina classici che fanno appunto di Zemeckis, di De Palma e di altri i veri eredi anche di un certo tipo di cinema appunto hitchcockiano. Quindi che cavolo vi posso dire di più? Se amate i thriller, se amate i thriller con la sorpresa, se amate la roba alla Sesto Senso, se amate il grande cinema e se amate gli horror ben fatti senza però una goccia di sangue, questo è il film che fa per voi. Se non amate invece il buon cinema e vi garbano solo le puttanate, questo è il film che non fa assolutamente per voi. Resta il fatto che per me Le verità nascoste del 2000 è uno dei migliori lavori di Zemeckis, è un lavoro compattissimo che riesce a mantenere saldissima la tensione e che alla fine praticamente nonostante, come ho detto, forse cali un po', rimane comunque impresso nello spettatore che lo ha visto, perché anch'io l'ho visto una trentina di volte e voglio vederlo ogni tanto perché è un film da
dal quale scoprire, ecco, delle piccole idee di messa in scena da rubare e dal quale scoprire anche cose nuove proprio nella messa in scena stessa del grande Zemeckis, che ad ogni visione, quasi tutti i suoi film comunque risultano sempre differenti appunto nel cercare i particolari che il nostro mette in giro nel suo grande pellicola appunto com'è questo Le verità nascoste del 2000. Dopo il bel successo delle Verità nascoste, in realtà poco dopo, visto che siamo nel 2000 anche qui, perché come ho detto questo Castaway è stato girato un quarto prima, poi Le Verità nascoste nel mezzo mentre preparava le altre scene per far dimagrire Tom Hanks, e poi appunto esce questo Castaway lo stesso anno appunto delle Verità nascoste, perché un po' alla Ariste Massacesi ha girato due film in uno, il grande Zemeckis ha fatto due grandi film, perché questo Castaway, che è la storia praticamente di Chuck Noland, che è uno che lavora per la FedEx a livelli alti con tra le spedizioni, vive solo di quello, vita freneticissima, non riesce ad avere tempo né per la sua amata Kelly, per le cose che ama fare. Un giorno insomma viene spedito, lui va sempre su e giù per il mondo, viene spedito per portare della roba importante in Malesia su un aereo, questo aereo scoppia, va a rifinire in mezzo all'oceano e il nostro si ritrova in un'isola deserta da solo a dover sopravvivere. L'unico amico che riesce a farsi è appunto un pallone da pallavolo che trova tra i resti dell'aereo e che chiamerà Wilson, con il quale avrà un rapporto di amicizia incredibile, forse ancora più reale di quello che ha nella vita. Ed è questo forse il discorso più interessante di questo Castaway, dove il grandissimo Tom Hanks qui fa una prova recitativa veramente abnorme, sullo schermo da solo per il 99% del tempo, riesce veramente a tornare anche con le espressioni, come i movimenti, quasi a un uomo pre-tecnologicizzato. Un film in un certo senso come al solito bipolare con Zemeckis, perché seppur la FedEx sia chiaramente abbia praticamente pagato il film, perché è FedEx da tutte le parti, però sta FedEx ha pagato il film ma non ci passa tanto bene, perché gli impiegati li tratta di merda, sono tutti schizzati sul lavoro, li ascano l'aereo, perdono la roba, quindi c'è, cioè, in un certo punto non so quanto poi questa FedEx ci sia passato sì bene qui in questo cazzo di oso, però sta di fatto che al di là di questo poi in realtà il film è un film che presuppone un'altra volta di portare l'uomo in un certo senso a un livello primitivo, e quindi tutto quello che Tom Hanks aveva nella vita, che era considerata la cosa maggiore, la sua ipertecnologia, tutta l'automobile, le cose che lui riteneva importanti, il materialismo, il consumismo e tutto il resto, rimangono in realtà in superficie stavolta, perché quando si deve costruire degli utensili li usa per come utensili, non per puro consumismo, cioè uno si crea il cucchiaio che gli serve per mangiare, non vuole avere 25 cucchiai perché li garbano uno diverso dall'altro per mangiare le cose diverse, un cucchiaio è un cucchiaio, quindi alla fine si torna in realtà a un certo tipo di semplicità anticonsumista nel personaggio del nostro, che appunto si deve fare tutto da solo. Quella scena in cui si deve togliere il dente è terrificante, e la crescita del nostro personaggio, che in realtà porta il nostro uomo ad essere un terribile yuppies, un uomo di lavoro e basta, piano piano a ritrovare certi valori proprio armoniosi, difficili da conquistare, perché appunto la malattia, il dolore, la solitudine sono cose terribili, ma che però in realtà risvegliano appunto nel personaggio di Tom Hanks, grazie anche alla formidabile regia di Zemeckis, che non ti fa annoiare per un secondo, perché riesce a mettere in scena quest'isola in modo a dir poco magistrale. Siamo di fronte a un regista che ormai tecnicamente vola a dei livelli stratosferici. Il film tra l'altro fu un incassone, costò sui 90-100 milioni, ne incassò quasi mezzo miliardo, quindi per l'epoca un bel incasso, visto che sono 20 anni fa, come incassarne circa un miliardo e mezzo ora, quasi a livelli dei film con supereroi, insomma un film che ha incassato un bel po'. Tom Hanks è stato grandissimo e ripeto, la sceneggiatura è perfetta, perché chiaramente i dialoghi sono pochi, ma si sa bene che la sceneggiatura è ben altro, ed è veramente concentrata la direzione degli attori di Zemeckis su appunto Hanks, è fantastica. Il suo dimagrimento è un'altra volta essenziale al personaggio, e non solo dimagrisco perché così vinco l'Oscar, doveva dimagrire perché se stai lì e ti viene il fisio per forza, ed è un film appunto che proprio nel rapporto fra lui e una palla noi intuiamo quanto sia più importante il rapporto leale, semplice, poter dire a tutto quello che si pensa senza aver mai niente incontro se non un ascoltatore, che per lui diventa appunto questo Wilson, che lo ascolta più della sua donna in pratica, più dei suoi amici, più dei suoi capi, e questo è un controsenso perché nessuno ti sta ascoltando, ma lo sfogo della persona è ben più ampia, proprio perché all'interno di questo piccolo mondo dove lui è l'unica essenzialmente forma di vita senziente con la quale poter discutere, cioè il proprio cervello, abbiamo bisogno di trovarsi qualcun
altro con cui esprimere le nostre passioni, i nostri pensieri, le nostre paure, anche se soli. Proprio per questo il film in realtà sembra raccontare un uomo che, seppur libero di camminare per qualche chilometro su quest'isola, in realtà è in una prigione senza sbarre, una prigione che un'altra volta fa riflettere, fa cambiare chi la tiene, diciamo, attorno a sé. Quando Hanks, spoiler, ma lo dovrebbero aver visto tutti, Castaway, torna nella realtà, si rende conto, un po' come per The Art Locker, dell'inutilità, del consumismo, dell'inutilità di tutte le cose che ha intorno, e poi finisce con quel bivio meraviglioso, con quell'inquadratura dall'alto, quella cosa splendida, quando lui decide di non andare praticamente più da quella che ci stava, perché comunque non è che l'abbia poi aspettato molto, diciamo. E quindi il succo è che per me Castaway è un film geniale, un film straordinario sulla solitudine, sull'amicizia, sull'amore, sulla passione, su appunto la società e la politica, e su quanto la FedEx in realtà faccia cascare i propri aerei a cazzo di cane per le pacche, nonostante paghi il film, non so, così, perché un po' sul cazzo mi dà la pubblicità, però d'altronde così è, tanto se non c'era scritto FedEx o c'era scritto un altro spedizioniere, niente, anche ora li sto a fare pubblicità, tanto in Italia la FedEx non la usa praticamente nessuno, quindi chi cazzo se ne frega a un certo punto. Detto questo, il film però è un filmone, si è dovuto cedere a mettere due scatoloni del FedEx per girare questa bomba, ha fatto benissimo, anche perché in realtà a livello narrativo, lui essendo uno spedizioniere non risulta forzato, non è come il fernettino di Batman in ritorno, il cavaliere lì oscuro ritorno, che se per caso lui arrivava sull'isola e tirava su una bottiglia di Moët, di champagne, faceva questa lì, non è che l'avete fatta proprio bene come pubblicità, un torno, un granché, le scatole che lui deve aprire sono giuste, ed è bellissimo appunto questa ricerca prima nelle scatole di cose che possono sembrare utili nel mondo moderno, finché non si accorge che lui deve cercare cose che gli sono utili lì dove deve sopravvivere. Quindi un film per me eccezionale, girato in maniera magistrale, con una fotografia allucinante, una musica spettacolare, dei silenzi e delle riprese di quel mare che veramente stringono il cuore, un Tom Hanks eccellente, forse in una delle sue parti migliori della vita, e qui a differenza di Forrest Gump, nemmeno sopra le righe, perfettamente riuscito, un film per niente buonista, anzi che distrugge il modello di società moderna attraverso appunto uno sguardo quasi preistorico dell'uomo, che però a quel punto torna ad essere quasi più un essere pensante, proprio per il bisogno, e il bisogno gli fa vedere quali sono le cose che realmente contano nella vita, e di sicuro non contano i soldi e gli oggetti che riusciamo ad accumulare per poi non cagare nemmeno e tenere lì magari due volte. Quindi un filmone questo Castaway, per me uno dei migliori film di Zemeckis, che gira film meravigliosi su meravigliosi, e peccato che dopo farà tre cose che per me sono una più brutta dell'altra, una forse si salvicchia, delle quali andrò a parlare. Per ora questo film del 2000, Castaway, è e resta una delle migliori opere in quel senso che si siano mai viste, un film di sopravvivenza veramente allucinante, con Robinson Crusoe, Ulisse e tanti classici nel cuore, che riesce ad essere però modernissimo proprio per la grande regia di Zemeckis e per l'interpretazione magistrale di Hanks, che supera se stesso su una sceneggiatura quasi perfetta. Ci vogliono 4 anni prima che un film di Zemeckis torni in sala, proprio perché Zemeckis sta cercando di maturare appunto la motion capture 3D animazione, cioè quella praticamente che permette di utilizzare la filmazione in 3D e i veri attori con i pippoli sul viso. Tom Hanks è protagonista di questo film, dove fa più parti proprio appunto grazie a questa tecnologia. E la storia è la storia di un bambino praticamente che la notte di Natale ormai sa che i regali non li porta Babbo Natale, quindi è sfavato, non ci crede più. Durante la notte sente un casino enorme, si affaccia, va giù e vede arrivare questo treno praticamente. Monta su questo treno che dice di andare al Polo Nord da Babbo Natale, guidato da Tom Hanks, insieme a altri bambini in pigiama, fa questo viaggio appunto che lo porterà al Polo Nord fino al ritorno a casa. Allora, tratto dal romanzo del 1985, mi pare, di Chris Van Helberg, che ha vinto parecchi premi, un romanzo che è, appunto, è un classico per ragazzini, il nostro porta sulla scena questo film in maniera all'epoca, 2014-15 anni, anche avanguardistica proprio a livello di tecniche di animazione e tutto il resto, purtroppo. E allora partiamo intanto dalla sostanza. Il film ha per me un problema proprio di sostanza, di noia. È un film dove gli avvenimenti si succedono in maniera abbastanza piatta, la sceneggiatura probabilmente non riesce a riportare su schermo quello che era la forza della parola scritta, gli attori non sono attori, sono digitalizzati, cioè gli occhi di Tom Hanks sembrano quelli di Bob del giorno degli zombie, insomma, non ha espressione, nonostante ce le abbia facciali, si vede, è troppo di plastica, veramente un'animazione digitale
secondo me in questo caso fallimentare a livello proprio di forma stavolta, che non si lega per me con la sostanza. È un film che dovrebbe essere gioioso in alcune parti, chiaramente la messa in scena di Zemeckis anche digitale riesce a far rimanere a bocca aperta, specialmente 15 anni fa, però il film continua, l'ho visto 3-4 volte e non lo voglio mai più vedere in vita mia, perché veramente mi fa due palle che non finiscono mai. Cioè io quando guardo questo film a volte mi stupisco che sia di Zemeckis, a volte no, perché penso Zemeckis è sempre stato uno che ha voluto esplorare cose diverse, e qui ci ha provato con questo Polar Express, ha avuto anche un certo senso ragione, è costato sui 120, è anche stato sui 300, quindi i suoi soldi a casa se li è portati. Certo è che secondo me è un film veramente anche datato, visto adesso 15 anni dopo, se quando l'ho visto aveva qualcosa di avanguardistico, adesso dopo aver visto Avatar o altra roba è veramente vecchio, vecchio come il cucco, non si riesce più quasi a guardare, fa due palle come ho detto fino ai ginocchi, e il sottoscritto non ama assolutamente questo racconto di Natale, anzi questo espresso polare io ci sarei salito sopra manco morto. Comunque lo spirito natalizio è quello che diciamo vorrebbe portare sullo schermo Zemeckis, come al solito ci riesce in quel senso, i bambini forse si divertiranno tanto, gli adulti sbadiglieranno oppure diranno ma perché Tom Hanks pare rioperto di cera, perché poi il succo è questo, nessuno ha ancora intuito perché questo film non potesse essere a metà fra il live action e l'animazione vera, però non con questa motion capture che secondo me non funziona assolutamente e che rende appunto questo Polar Express uno dei film peggiori, se non il peggior film di Zemeckis, insieme per me a Forrest Gump. Dite quello che vi pare, secondo me Forrest Gump resta un film forma eccezionale, sostanza due coglioni, che in pratica praticamente porta avanti il lavoro e il discorso che poi Zemeckis utilizzerà nel suo ultimo film del 2018, di cui poi andrà a parlare. Quindi per me insomma questo Polar Express è un esperimento completamente mal riuscito, l'ho trovato veramente noioso e anche come forma è invecchiato malissimo, e anche all'epoca non è che fosse un granché. Quindi prima vera zappata di brutto di uno Zemeckis che fino a questo punto, tranne per Forrest Gump e per un finale un po' di Contact, a me ha sempre convinto al 100%. Qui invece mi sembra che l'abbia un po' cata fuori dal vaso. Nonostante il poco successo anche di critica, molta critica lo ha abbastanza detestato, io non sono un critico ma l'ho abbastanza detestato, come si è visto Polar Express, nel senso che il film è veramente inutile, continua, ci vuole 3 anni per girare La leggenda di Beowulf, tratto dalla novella di Neil Gaiman appunto, che qui scrive anche la sceneggiatura, che tutto sommato la sceneggiatura è buona ed interessante, e anche il design dei personaggi non sarebbe affatto male, se non fosse appunto che la storia di Hrothgar, che ha il suo regno minacciato da questo mostro Grendel che non viene scalfito da nessuna arma, e che appunto chiama il nostro re, il principe Beowulf, per combattere, che decide di combattere a mani nude, lo azzeppa, lo ammazza, però poi fa il danno perché arriva la mamma di Grendel che inizia a ammazzare tutti, e poi mi voglio di altro perché magari il film non l'avete visto. Ora io fui veramente fottuto da questo film, perché io lessi Gaiman Beowulf, andai subito al cinema e poi mi resi conto che era fatto un'altra volta Gaiman Beowulf Zemeckis, volo non mi interessa. Quando arrivo lì mi rendo conto che era un'altra volta motion capture e che è digitalizzato. Quindi cosa succede? Che per me il film è come sostanza ben fatto, una bella sceneggiatura, in realtà sarebbe anche una storia divertente. Il problema netto è che Zemeckis la butta completamente di fuori, nonostante qualche bello squarcio visivo chiaramente dato dallo sfarzo di mezzi. Il film è costato 100 milioni però ne ha incassati solo sui 200-220, non è andato bene come Polar Express, perché comunque Gaiman è più di nicchia, Beowulf è più di nicchia, non c'è la storia natalizia, è un film che vorrebbe essere serio, ecco, in questo senso la sceneggiatura non è per niente comica, non è per niente ironica. Il problema è che combatte e fa a botte con la messa in scena di Zemeckis, che per me invece al 90% fa ridere. Quando arriva Beowulf nudo, veramente è una delle scene più deliranti che mi sia capitato di vedere, proprio perché nei suoi movimenti, un'altra volta Beowulf ha lo sguardo che si è praticamente spento, cioè sembra un androide d'azione, perché gli occhi secondo me con la motion capture non li riesce a prendere un granché, con la computer grafica così bene se li vuoi rendere naturali, cioè, perché ricordiamoci che questi film di Zemeckis non esaltano, non sono cartuneschi nel trasformare i personaggi, vogliono essere realistici al 100%, quindi diventano praticamente questi cosi che si muovono sinuosamente, non come gli esseri umani, che hanno dei movimenti particolari, degli sguardi che sembrano tutti allucinati. E quindi Beowulf per me è sicuramente forse meglio di Polar Express, perché perlomeno c'è Beowulf, c'è un drago, c'è due spadacci, c'è due mostri, rimettiamola un po' così. Meglio di vedere Tom Hanks che porta a giro 600 bimbini su un treno, però alla fine veramente due palle mostruose. Cioè questo film è un film che e anche questo l'ho visto 3-4 volte proprio per dargli più possibilità, ma alla quarta ho detto non la vedrò probabilmente mai più, la quinta mi hanno anche regalato il Blu-ray,
Perché io poi di Zemeckis ho voluto avere un po' tutto, però porca miseria, veramente siamo di fronte a un film mal riuscito sotto il piano proprio della messa in scena. Mi dispiace per Zemeckis, qualche bella ripresa sì, ma in mezzo al mare di questi fatti a motion capture che, ripeto, a me non convincono manco per il cazzo. Sono lì, fermi, immobili, e anche quando si muovono, pare in realtà che si muova tutto il resto e che loro stiano fermi. A me questa motion capture non convince per nulla, e questa è La leggenda di New Wolf, è un altro film fallito di Zemeckis, che poi ci riproverà ancora col prossimo film. Qui, nonostante, ripeto, una bella sceneggiatura, credo, di Neil Gaiman stesso, nonostante appunto tratto da una bella opera di Neil Gaiman, nonostante abbia avuto una sostanza interessante, il film come forma, secondo me, è completamente sbagliato, e quindi scivola un'altra volta il nostro Zemeckis su un'altra film d'animazione che non gli viene proprio come chi ha incastrato Roger Rabbit, anzi non sembra manco il solito attore qui per la goffaggine a volte anche di alcune riprese del quale non mi sarei mai aspettato dal grandissimo Zemeckis. E siamo arrivati al 2009, e nel 2009, per trasferire su pellicola una delle storie che Zemeckis dice di aver amato sempre di più proprio per il suo livello di viaggi temporali e per la sua, visto che è un romanzo di metà 800, per la sua forza fondamentale di questo capolavoro, se vogliamo, di romanzo di Charles Dickens, ha appunto deciso di portare Il canto di Natale, a Christmas Carol, sul grande schermo. Inizialmente voleva farlo con gli attori, poi decide di utilizzare appunto la utilizzare di nuovo gli attori in scena e i loro movimenti digitalizzati prima, e poi costruire tutto in computer grafica. Dicevo, insomma, che Zemeckis l'ha sempre voluto portare sul grande schermo, utilizza questo sistema. Stavolta, visto che il film probabilmente sono passati anni, il sistema è un po' più interessante ed è meno finto, così impalpare, così inutile, ecco, più o meno anche il film. Questo film in realtà è una buona versione d'animazione. Stavolta gli occhi di Jim Carrey, che è il protagonista del film, che fa appunto Scrooge, il famoso Scrooge, cattivissimo, egoista, avaro, stronzissimo, che la vigilia di Natale manda a fanculo quelli che chiedono doni, manda a fanculo Fred, il nipote che l'aveva invitato, maltratta l'uomo che lavora per lui da una vita, è una merda di quelle più totali del mondo. Il giorno stesso, ovviamente, il giorno prima era morto anche il suo socio Jacob Marley. E cosa succede? Lo sanno tutti la storia di Scrooge. Lui alla vigilia di Natale decide di non accettare un cazzo, viene lo spettro di Jacob Marley a fargli praticamente visita, e gli dice che durante la notte, allo scoccare di ogni ora, verrà a trovarlo il Natale del fantasma passato, presente e futuro, e che il suo destino da uomo, come è appunto lui, capitalista, schifoso, avaro, avido e schifoso, è che lo porterà a soffrire sempre anche nella morte, avrà appunto con questi tre fantasmi la possibilità di poter cambiare forse il suo futuro. Scrooge crede di essere impazzito e tutto, e invece poi i fantasmi iniziano a arrivare. Questa è la storia di Scrooge. Scrooge è stato rifatto in 6.000 modi, appunto parlavamo di quello animazione della Disney, dell'SS Fantasmi di Richard Donner, appunto famosissimo, con Bill Murray, ma ce ne sono 6 milioni e mezzo di Scrooge, veramente ne fanno 3 l'anno in America, fra film TV, roba in teatro, cartoni animati, perché è un classicissimo di Natale, è un classicissimo di Dickens, che lo scrisse quando il Natale ancora di moda non era tornato. Allora, va detto che qui Jim Carrey sembra più lui, insomma la recitazione si vede meglio degli altri film, come ho detto gli occhi non sono più vitrei, gli occhi incominciano a essere più realistici, i movimenti sono meno schematici. Inoltre va detto che qui Zemeckis la regia la tira fuori in alcuni momenti. Tutto il piano sequenza iniziale è magistrale praticamente, il personaggio di Scrooge è fantastico, Jim Carrey con quel nasone, forse anche questo averlo reso così poco, non così credibilissimo come essere umano, ma più adunco, quasi come se fosse un avvoltoio, lo ha reso veramente molto bene. E diciamo che, come è per tutte le cose, i fantasmi sono ben fatti proprio a livello visivo, una bella idea a livello proprio di forma. Certo, la sostanza è Scrooge, guardiamo la solita storia, per chi non sa che cos'è la storia del canto di Natale di Scrooge si potrà probabilmente divertire, tutti il resto sanno che è un film con il finale buonista, viva il Natale e tutto il resto, che però in realtà dà stoccate su stoccate a questi ricconi che mettono soldi sempre da parte e che lasciano morire di fame i bimbi e altro. E quindi un film tutto sommato toccante, il più uscito di quelli in motion capture sicuramente, e che
comunque dà l'idea di un regista Zemeckis che con questo sembrava poter aver finito il suo appunto livello di voler fare film soli da animazione. Poi con Marwin verrà a utilizzarla a metà e farà un film di cui discuteremo ben al di sopra di questi tre. Quindi questo A Christmas Carol del 2009 è in realtà un film, un ennesimo Scrooge, certo messo in scena da uno Zemeckis informissimo a livello di messa in scena, perché con questa cosa del digitale fa delle regie, fa dei movimenti di macchina meravigliosi. Come ho detto, il design è ottimo, certo è che a me questa motion capture continua a non conquistarmi, perché comunque mi sembra sempre un po' troppo fasulla e di plastica. Avrei preferito a questo punto un'animazione tradizionale o in CGI realmente un po' distorcente personaggi. Detto ciò, comunque questa Christmas Carol è il migliore dei tre esperimenti completamente in animazione di Zemeckis, che lo porteranno poi a girare qualche anno dopo un altro film completamente diverso e che con l'animazione non ha niente a che vedere. Per ora comunque provate a guardarvi questa Christmas Carol, che per i ragazzini e per i bambini che avete in casa comunque è e sarà sicuramente uno spettacolo visivo. Dopo aver provato con la motion capture in tutti i modi di fare un film decoroso, e forse con la Christmas Carol gli è riuscito in qualche punto di The Wolf uguale, Polar Express ancora meno, decidi di tornare nel 2012 con un cast che va da Denzel Washington a un grandissimo John Goodman. Decide praticamente di girare una storia vera ispirata appunto alla storia del pilota William Whitaker, che durante un volo si sveglia la mattina, sniffa di coca dopo che è stato a una, piglia il volo, prende il volo, tutto sembra andare normale, dà praticamente male al secondo pilota, viene svegliato da uno scossone e si rende conto che l'aereo ha un guasto enorme, riesce praticamente a tirare sull'aereo, a salvare 96 passeggeri su 102 dell'aereo, quindi viene salutato come un eroe e tutto il resto. E lui sa di essere alcolizzato e di essere tossico, quindi cosa succede? Il suo amico, interpretato appunto la grande John Goodman, che poi è il suo spacciatore in un ruolo assoluto che pare uscito quasi da un film di Tarantino per quanto è schizzato, lo porta praticamente a pensare a come risolvere la cosa prima di arrivare appunto al processo, dove viene indagato per omicidio colposo. Quando poi arriverà al processo verranno fuori cose che non dovevano, e soprattutto verrà fuori l'orgoglio di questo capitano, che metterà in chiaro le cose. Non vi voglio dire poi il rapporto con Nicole, il rapporto d'amore, il rapporto con la tossica e tutto il resto, lo dovete scoprire voi mentre guardate il film, perché in Zemeckis in realtà qui gira un thriller melodrammatico pieno zeppo di venature anche grottesche, come il personaggio di Goodman, che veramente sembra uscire da un altro pianeta. Il livello tecnico ormai è mirabile, cioè la fotografia e la messa in scena di Zemeckis per ogni inquadratura vale veramente la 20ª visione. Questo film l'ho visto al cinema 2 volte, perché la prima volta già mi colpì, la seconda rimasi estasiato a livello visivo. E poi Denzel Washington, che finalmente fa un ruolo degno del suo nome, di potente, di un personaggio che eroe, sì, nel senso che fa quello che deve fare, ma che in realtà dietro il gesto eroico nasconde anche un senso di debolezza e forza che solo appunto la missione della verità lo riporterà alla realtà. Il finale poi è veramente bellissimo per come è messo in scena e per come è girato. Qui Zemeckis tira fuori un'altra volta la sua grandissima tecnica, la mette però tutta al servizio di un racconto eccezionale, che parte piano piano, prende piede lentamente. Ci sono le due scene, quella del guasto e dell'atterraggio, che sono giocate in pochi minuti, ma sono meravigliose e valgono praticamente 5.000 film d'azione di merda tipo Fast and Furious di teoria, per tensione e ansia e anche voglia appunto di come si sa girare una scena d'azione, una scena appunto che deve tenere teso lo spettatore anche se sa più o meno che cosa succederà. Ed è la forza di questo Flight che, pur anch'io conoscendo la storia, sono rimasto attaccato, perché la sceneggiatura è potente, è forte, è ben scritta, perché la messa in scena del nostro è a dir poco eccezionale. Un film straordinario, proprio con quella sua con quel suo digitale così forte, frammentato da un montaggio a dir poco perfetto, e che riporta un'altra volta, dopo secondo me i tre film d'animazione, Zemeckis su livelli altissimi che non abbandonerà neanche con i film successivi, che sono splendidi, anche se di cui andremo a parlare. Questo Flight è veramente una rinascita, un film eccellente che per me appunto riporta Zemeckis a livelli altissimi in questa seconda parte del 21esimo secolo, del 2000 o quello dal 2010 in poi, con questi suoi film. Ma questo Flight è veramente una rinascita pura, perché riesce a creare tensione come al solito con un thriller che non è in realtà un thriller, ma che è un drammatico, che va sul melodramma, che riesce a lavorare sui personaggi in maniera assolutamente formidabile. Poi tutta la scena finale appunto in tribunale ed il finale e l'epilogo sono veramente cinema di scuola, inestimabile quasi, come appunto la scena
dell'incidente e dell'atterraggio, che sono ancora oggi per me memorabili, mi sono rimaste piantate nella testa, guardatele perché sono veramente qualcosa di unico. Quindi per me questo Flight è veramente un film assoluto, di quelli che non deve assolutamente mancare nella collezione di nessuno, un film magnifico, magnetico, che lascia attaccato lo spettatore che ama veramente il cinema fatto con controcazzi e che in un certo senso anche riesce a trasformare un antieroe eroe in quello che è veramente una persona con dei difetti, che ha fatto un gesto enorme sotto appunto Sonsassi e sui precedenti, e per questo ne pagare le conseguenze non soltanto per il suo atto ma proprio per la sua onestà che verrà fuori sul finale. Quindi non vi voglio dire più, guardate questo Flight perché è un film magnifico e che ha riportato appunto il grandissimo, grandissimo, grandissimo Zemeckis a livelli altissimi del suo enorme cinema. Dopo l'ottimo Flight, appunto, il nostro aspetta 3 anni e torna di nuovo con una storia vera sul grande schermo, e lo fa attraverso il film The Walk, appunto del 2015, che narra la storia di Philippe Petit, un funambolo cresciuto alla corte di Papa Rudy, interpretato qui benissimo da Banks Kingsley, che decide praticamente, una volta che vede un giornale della costruzione delle Torri Gemelle, che nella sua vita lui vuole essere l'unico uomo che attraverserà le Torri Gemelle su un cavo, il primo, senza protezione e semplicemente camminando su un cavo, e che è proprio classico da circo. E per fare questo praticamente inizierà a fare prima, dovrà imparare il mestiere appunto con questo Papa Rudy dentro un circo, poi farà una cosa incredibile in Inghilterra e poi si trasferirà in America insieme alla ragazza folle quanto lui, questa Anna Lix nella verità, che praticamente gli dà una mano insieme appunto a Papa Rudy, riportato anche lui in America, di trovare altre persone e altri complici per poter arrivare di soppiatto, perché lui fa tutto illegalmente, arrivare sopra una torre gemella e passare sotto attraverso il cielo praticamente tra una torre e l'altra, appunto del World Trade Center. Allora la storia è poi questa, lui che vuole provare a farcela e via vicinando. C'era già stato un documentario che vinse l'Oscar nel 2009, molto bello, e anche un cortometraggio su di lui, ma questo film è girato veramente benissimo da Zemeckis, lo vedi al cinema, è un film straordinario a livello proprio di tecniche di ripresa, un film geniale che mi hanno detto che in 3D era veramente straordinario, stavolta valeva la pena proprio perché utilizzato anche per la profondità delle Torri Gemelle. Il film è chiaramente diviso in 3 atti. Il primo atto, in cui facciamo la conoscenza del nostro Petit, che si presenta da solo, è autonarrante in cima alla torre, alla Statua della Libertà a New York, e inizia a narrare la sua storia da quando è ragazzo praticamente fino al concepimento di questo piano assurdo di dover attraversare le torri. Quindi la prima parte è questa, la seconda parte è tutto il piano che viene elaborato, diciamo, per arrivare a fare questa follia, e il terzo è tutta la sua camminata nel vuoto. Un film veramente meraviglioso sul punto di vista delle tempistiche. Prima di tutto il nostro gira in maniera epicissima questo film, il film ha veramente una forza incredibile, è narrato come se fosse quasi un heist movie, tutta la parte del piano in cui devono organizzarsi tutti è girato veramente come i migliori heist movie che si girano nel mondo. La prima parte, quella di presentazione, è notevole, l'attore protagonista che è Joseph Gordon-Levitt è molto molto bravo veramente a rendere il suo personaggio, i duetti con Ben Kingsley sono straordinari, e il film poi ha dalla sua veramente delle riprese eccezionali aeree, cioè tutta la parte di lui sul filo è terribile, ti tiene col fiato sospeso per 20 minuti, vorresti veramente scoppiare. Un film incredibile, girato come un thriller, parlavamo anche con Ettore, un film che ti lascia sempre in tensione, nella seconda parte ti lascia sempre, qualcosa succederà, sei sempre preso. Io non capisco chi ha detto che è lento, che è brutto, questo è un film meraviglioso, uno dei bei film di Zemeckis, un mezzo capolavoro, un'opera straordinaria appunto, anche in un certo senso di ricordo di questi attori che però il nostro definisce come due mostri più volte a livello visivo e costruttivo. Tutta questa bellezza non ce la vede evidentemente, per loro sembrano, dice in una frase, questi due sembrano due cassetti d'ufficio alti di 300 piani in pratica, ma il film, pur giocando appunto, e qui anche la furbizia di Zemeckis a livello di marketing, che poi non è andato un granché bene perché il film ha costato sui 30-35, ha incassato sui 60-65, tutto il mondo, quindi una mezzata se l'è fatta, tanto Zemeckis se li produce, quindi gli va benissimo essere rientrato, avere poi con DVD e tutto il resto, avrà venduto tantissimo on demand e via dicendo. Però questo The Walk proprio colpisce più che altro perché viene girato con questo sistema che quasi è quello appunto del thriller, del heist movie, del film d'azione, e nonostante poi siano storie vere, anche questo sapessi come andasse a finire, che vedessi tutto, però mi ha tenuto veramente sospeso, appunto come è sospeso il protagonista fra le tue due gemelle, e ogni suo passo sembrava un mio passo, perché veramente Zemeckis per me è un mostro.
nostro, un genio assoluto che riesce a mettere in scena una storia così di funamboli, alla fine facendola passare per una delle cose più importanti che siano mai esistite. E in effetti in America questo tipo ha ricevuto addirittura le chiavi per le Torri Gemelle per salire su, è stato invitato da più parti perché il suo atto, che all'inizio è stato considerato, l'ha arrestato e poi poco dopo rilasciato, è stato considerato comunque un atto allucinante, un atto veramente coraggioso e soprattutto un atto di amore verso anche le due torri, anche se poi così in realtà, nella realtà vera, anche nel libro che ha scritto, proprio non è. Resta il fatto che Zemeckis riesce a tenere tutto, questo film che parte appunto quasi come una commedia sul circo, sul funambulismo, e che si sposta sempre più verso l'heist movie e poi verso la fine verso una storia vera che però risulta tesissima, ripeto, ti fa tenere il fiato sospeso appunto e il cuore in gola, sei lì che vedi lui, si è bucato il piede, gli farà male quello o quell'altro, nonostante, ripeto, uno sappia già come il film fa venire. Quando i film riescono a essere girati in questa maniera e avere questa forma e questa sostanza immane, è un'altra volta la capacità artistica di uno Zemeckis grandioso, che qui mette veramente sotto gli occhi di tutti un'altra volta il suo spirito di grande avanguardista, sia nelle riprese, perché il 3D, mi dicevano, è stato utilizzato in maniera assoluta, sia appunto nel racconto, perché il racconto di questo ragazzo che vuole a tutti i costi attraversare queste Torri Gemelle è veramente ben scritto, ben montato, ha una serie di riprese un'altra volta, di piano sequenza e dei movimenti di macchina straordinari, nascosti da Zemeckis, da una splendida sostanza che appunto a quel punto non ti fa quasi accorgere della regia, che è sì straordinaria. La terza, quarta visione, lì per lì sei talmente preso dal film, che è la cosa migliore del film stesso in questo caso, che non riesci quasi a distinguere quello che vedi, perché sei talmente inebriato dalla storia, dalle immagini e anche dalla recitazione perfetta di tutti gli attori, che ti senti veramente riavere finalmente Ben Kingsley a un ruolo che riporta alla sua grandissimo talento, finalmente anche Joseph Gordon-Levitt riporta fuori il talento che in alcuni filmetti era stato un po' nascosto, e in generale tutti gli attori se la portano via bene, ed è veramente incredibile come si riesca anche a ridere proprio per il gruppo assurdo di persone che daranno una mano al nostro per fare la sua grandiosa impresa, ovvero quella di attraversare con appunto solo un filo e senza rete di protezione, nessun gancio, le due Torri Gemelle a altezza di 110 piani. Un'impresa grandiosa per un film spettacolare, splendido sotto ogni punto di vista, che risulta veramente un'opera impossibile per la maggior parte dei registi. Ma Zemeckis non è uno della maggior parte dei registi, è un vero maestro del cinema di intrattenimento, e un'altra volta lo dimostra, perché riesce a intrattenere mescolando arte pura, cinema puro e intrattenimento anche per una persona che comunque non vuole pensare o credere di guardare il cinema d'autore, ma solo un film di genere. Qui siamo di fronte veramente a un thriller che non è un thriller, ma che ha una tensione talmente alta, una voglia di fare colpo anche sullo spettatore così sopraffina, che alla fine non si può altro che inchinarsi di fronte al grandissimo valore di quest'opera che il nostro Zemeckis ci ha donato con tutta la sua passione e tutto il suo cuore. Grandissimo The Walk, grandissimo Zemeckis. Dopo The Walk, il nostro Zemeckis decide di girare una storia, una spy story molto classica, con un digitale meraviglioso, che fa appunto di contrasto, nonostante la fotografia magnifica di Burks, Don Burks, che è il direttore di fotografia che lo segue da decenni nostro in quasi tutti i film. Dicevo, questo film è bellissimo, è Allied, sto parlando, è un film di spie con Brad Pitt e Marianne Cotillard. Allora, è un film secondo me eccezionale sotto il piano estetico e sotto il piano appunto della narrazione. La storia del nostro Max Vatan, che è un pilota canadese che si fa praticamente capopultare a Casablanca. Casablanca deve incontrare la spia francese della resistenza Marianne, appunto, e con la quale deve far finta di essere sposato, e vanno praticamente alla casa dell'ambasciatore, si fanno invitare, devono ammazzarlo, il piano funziona, scappano insieme a Londra, passa del tempo, fanno una bambina Anna. Il problema è che poi Brad Pitt viene chiamato e gli viene detto che forse sua moglie è in realtà stata una collaboratrice per i nazisti e è una spia. Di qui tutto poi la trama del film. Allora, chiaramente Zemeckis qui vuole giocare con gli stilemi classici della spy story, è inutile non citare Casablanca appunto sin dai primi titoli, dell'ambientazione, è inutile vederci di tutto, in realtà dovremmo parlare di qualsiasi film che viene citato a ripetizione, però attraverso un thriller, un'altra volta ci cocchiano, un'altra volta viene fuori questo thriller sentimentale appunto che riporta tutto su un piano altissimo. Molte persone l'hanno odiato questo film, anche alcuni miei amici, e io ho cercato di dirgli ma mi
continuano a dire che fa ca. Per me è un film magnifico, uno dei film più belli appunto del 2016, un film straordinario interpretato stavolta da un Brad Pitt in grandissima forma e da una Marianne Cotillard al solito meravigliosa appunto nella parte di Marianne stessa. Un film straordinario secondo me, veramente tutta una tecnica, ecco. Un'altra volta Zemeckis con il digitale riesce a trasformare alcune scene in poesia, pure la scena di sesso in macchina fra di loro con il deserto intorno, una delle cose più belle che si siano viste negli ultimi anni al cinema proprio a livello estetico. Tutte le riprese nella Londra sono eccezionali, costumi, scenografie di livello altissimo. Di questo film ne avevo già parlato perché l'avevo consigliato in un video, poi l'avevo messo nel meglio e il peggio del 2017, quindi è un film che io ho amato e che continuo ad amare nonostante le critiche negative di quasi tutti. Classico film costato 80 milioni che nonostante i grandi cast per le vite ne ha cassati solo 120, perché questo Melò è completamente fuori dal tempo. È un film veramente che sembra uscito negli anni 40 se non fosse per la grandissima forma appunto modernissima fra green screen e digitale utilizzato in maniera eccezionale secondo me da uno Zemeckis un'altra volta, sopra gli scudi che riesce a donare ad ogni suo film la forza dovuta. Ecco, come ho detto, di questo Aliad non ho già parlato, quindi cercate un altro video se volete sentirne parlare di più, ma avrò detto le solite copie più o meno, che è talmente interessante proprio anche il sistema con cui appunto utilizza un modo classico per narrare la storia attraverso un sistema però di riprese che sono tutt'altro che classici, anche se sono d'avanguardia pura, come fa sempre appunto il nostro Zemeckis. Il colpo è qui e il colpo è là, i doppi colpi riescono a portare sempre la sua arte o più o meno sempre a livelli elevati. Per me questo Aliad è uno dei film più sottovalutati veramente degli anni 2000, un film meraviglioso, una delle spy story più belle raccontate negli ultimi 20 anni, e come a tale ha più o meno fatto flop soprattutto fra il pubblico che lo reputa un troiaio. Per me un troiaio è ben altro. Questo secondo me è un grande film recitato con grandissima classe, è scritto benissimo e che racconta appunto la più semplice delle storie in maniera così forte, così potente, una tragedia familiare che non avrà mai possibilità di non essere una tragedia e che ha uno degli epiloghi più belli e più disarmanti appunto nel cinema moderno di oggi, dove tutto scoppia, tutto è un'implosione veramente che lascia a bocca aperta. Zemeckis un'altra volta dimostra di essere il grande che è sempre stato, portando a casa una pellicola a dir poco eccezionale, che per il sottoscritto è una delle migliori appunto di Zemeckis di tutti i tempi. Sentite un po' cosa vi dico qui. Siamo di fronte secondo me a un'opera imprescindibile per tutti quelli che amano lo spionaggio, per tutti quelli che amano i film storici, per tutti quelli che amano i thriller e per tutti quelli che amano anche il melò e il dramma in sé, perché qui siamo di fronte veramente a un film che mescola tutti questi generi e lo fa come lo facevano alla grande i grandissimi registi appunto del cinema classico anni 40 americano e non solo. Siamo di fronte, come ho detto, quindi a un film d'avanguardia visiva che porta nella sostanza tutta la classicità e l'enormità di un cinema che purtroppo è andato a scomparire e che invece Zemeckis un'altra volta dimostra essere modernissimo se narrato nel modo giusto e attraverso i mezzi moderni. Quindi che vi posso dire di più di Aliad se non corretelo a vederlo, perché secondo me è un filmone, uno di quei film che lasciano il segno e che nonostante, come ho detto, alcuni miei amici mi hanno detto continuo a dare le faccia così schifo, io perennemente e a testa dura continuo a dire che per me è un grandissimo film e che Zemeckis l'ha preso proprio in pieno, proprio perché non riesce a garbare a tutto in quanto opera d'arte più che di intrattenimento. Qui siamo di fronte veramente a un film eccellente sotto tutti i punti di vista. Per me quindi non può essere che considerato un film da non perdere, come più o meno tutti quelli di Zemeckis, ma qui siamo veramente negli ultimi anni 2000, dopo la Christmas Carol, qui siamo con Flight, questo, The Walk e anche il prossimo film, tornati a livelli talmente alti che quasi mi sono sorpreso che questo regista abbia più o meno quasi più di 70 anni. Quindi che vi posso di più? Divertitevi con questo Aliad se riuscite, come ho fatto io, perché è un film che è tesissimo, riesce a essere drammatico e in più assolutamente assolutamente racconta una storia d'amore tra le più belle degli ultimi anni. Quindi guardatevi il film, poi oltretutto c'è Brad Pitt e la Cotillard che sono sempre un bel vedere, molto bravi poi nella coppia Cotillard specialmente, che qui vola così come vola alta la macchina da presa del grande Zemeckis in almeno 7-8 sequenze di questo film che sono girate in maniera totalmente divina. E quindi siamo all'ultimo film del 2018 che purtroppo è stato un flop, invece è un film meraviglioso, questo Benvenuti a Marvain. Appunto il 2018, anche qui storia vera, è un film straordinario, uscito in sordina veramente nelle nostre sale, in pochissime sale, un film invece meraviglioso, veramente con uno Steve Carell in una forma assolutamente smagliante, che racconta appunto la storia vera di questo Mark Hoogenkamp, che praticamente era un uomo tranquillo,
Pellegrino, che diventò praticamente un fumettista, riusciva a avere dei disegni bellissimi, era un uomo più o meno di successo, un uomo tranquillo che viveva la sua vita e che aveva come unico segreto quello di indossare scarpe da donna in casa, pur non essendo assolutamente omosessuale, ma per sentirsi più vicino alle donne e soprattutto perché gli piaceva cazzi sua, insomma. Un giorno lo dice in un bar, prima di una rissa, a uno per pigliarlo per il culo. Questo non la prende molto bene, siamo nel 2000, prende il nostro Mark e lo massacra di botte. Mark va in coma 43 giorni, quando si risveglia praticamente non si ricorda niente del suo passato. Gli unici sprazzi di ricordi che sono quelli che lui metterà in scena, appunto, ricostruendo con piccole bambole e piccoli oggetti una Marvin, questa cittadina in scala 1:6 nel suo giardino, dove praticamente con la sua macchina fotografica metterà in scena le avventure di Mark, l'eroe, all'interno appunto di questa piccola Marvin, che con le sue donne combattenti, che poi ripropongono le donne che lui conosce nella vita, farà varie avventure contro i cattivissi nazisti. Tutto questo mentre nella realtà vera il nostro Ogerkamp riuscirà a innamorarsi, a cercare di fare una mostra, e poi verrà raccontato appunto su una rivista Esquire e diventerà famosissimo. Il film narra appunto le sue vicende, specialmente quelle vicine al processo, appunto, dove lui dovrà andare a parlare con questi, dei quali si ricorda a malapena forse la faccia, visto che, come ho detto, nonostante sia poi guarito, in realtà non si ricorda più un cazzo, e gli ci è voluto tipo 6 mesi solo per ricamminare, insomma, veramente era dato per morto questo povero uomo. Quindi racconta la storia di questo tipo, è una storia veramente assurda. E come lo fa Zemeckis? Lo fa utilizzando la motion capture, ma stavolta entrando in un film live action, e lo fa in maniera perfetta, perché la fusione fra l'animazione e live action è assolutamente senza una sbavatura, proprio perché la narrazione appunto di Zemeckis è grandiosa. Zemeckis dirige questo Steve Carell, gli si attacca addosso e ci porta a conoscere un personaggio che non vorremmo mai lasciare. Quando il film finisce ci sentiamo che ne vorremmo ancora di più, ed è sempre un bene. Un film veramente dolente, un film che racconta un'America violentissima, che appunto è lo specchio della violenza che subisce il nostro da questi solo per aver detto che gli garbano le scarpe da donna per scherzo. Viene pestato e ridotto in finita da questi maledetti nazisti che non a caso hanno le svastiche addosso, non a caso appunto i cattivi per lui diventano i nazisti stessi della sua città immaginaria di Marwen. E il film è bellissimo, si attacca addosso a questo personaggio che è semplicemente un personaggio sensibilissimo, che non avendo memoria di quello che ha passato, ha memoria solo di quello che è, di quello che è il presente, vive in ciò che riesce a costruire, questo suo poter di nuovo, visto che non riesce più a disegnare, poter portare la sua arte figurativa attraverso la fotografia, narrando appunto le storie del nostro Mark, eroe nella seconda guerra mondiale contro i nazisti cattivissimi, è eccezionale sia nella parte live action che assolutamente nella parte stavolta di animazione, che risulta perfetta proprio perché vengono animate delle bambole, delle Barbie, delle specie di giocattoli, dove lui poi va nel negozio a scegliere tutte queste cose, lui che va sempre a giro ovunque con la sua macchina da guerra, diciamo così, la sua Jeep con tutti i suoi eroi e eroine al bordo. È un film straordinario che riflette appunto l'esistenza dell'essere umano, della solitudine, della ricerca di un qualcosa per riuscire a esprimersi, dell'arte come fuga appunto dalla realtà, che però riporti alla realtà stessa. Questo è un po' forse il pensiero di tutto il cinema di Zemeckis: fantasioso, pieno zeppo di idee, pieno di effetti speciali, pieno di immaginazione, ma anche solitamente ancorato a un certo tipo di società e a un certo tipo di descrizione politica appunto della nazione in cui vive. Un film di una bellezza per me assoluta, questo è un capolavoro. Questi stanno a urlare proprio mentre io sto a fare l'ultima recensione davanti al negozio, aspettiamo il passo. Quindi dicevo, questo Marvin per me è veramente un film eccezionale. Mi ha stordito, è uno di quei film, per me è stranissimo che l'abbia fatto il regista Forrest Gump, per me è un anti-Forrest Gump, in quel senso, se lì si cercava di dare un colpo di qui, un colpo di qua, qui in Marvin invece il nostro riesce a essere essenzialmente sodo, duro, va al succo. La storia inizia in live action, poi subito come nostro prende i suoi pupazzi, entra nella casa da di sotto, siamo veramente di fronte a dei livelli di cinema inestimabile, veramente inestimabile, sotto tutti i punti di vista. E chiaramente, quando avete finito ditemelo, chiaramente, quindi quando la finiranno di urlarmi fuori dal negozio e sto girando sto cazzo di video,
Insomma, sto ritorno a Marwin prima di essere interrotto dalle urla feroci e dicevo, è un film per me straordinario, mi ha lasciato veramente a bocca aperta. Al cinema eravamo in tre, uno spettacolo assoluto, dicevo, l'inizio con tutta questa parte animata che poi diventa subito animata, non si risente mai minimamente gli stacchi fra le due parti, è eccezionale, così com'è eccezionale l'epilogo, pieno di forza e amore, ma il film non è mai buonista, è realista, è con i piedi per terra, riesce a raccontare ciò che Zemeckis vuole raccontare, ovvero la vita di un uomo che ha perso praticamente tutto, che grazie all'arte trova finalmente il modo di nuovo di esprimersi e di essere se stesso, anche riuscendo quindi ad amare, riuscendo quindi a rifarsi nuove amicizie e riuscendo quindi a di nuovamente a distinguere fra la realtà e la finzione, anche se poi tutto questo non è poi così necessario. Insomma, un grandissimo film per un grandissimo Zemeckis, che dimostra un'altra volta di essere uno dei migliori registi al mondo, perché essendo mi pare del 1950 o giù di lì, riesce a circa 70 anni a dirigere un film meraviglioso, d'avanguardia, che in pochi hanno apprezzato, e me ne dispiace veramente, perché qui siamo di fronte veramente a un film bomba, uno dei migliori film di Zemeckis, e forse mi azzardo, fra 20 anni lo chiameremo capolavoro anche per la sua perfezione avanguardistica nella scelta appunto del live action mescolato un'altra volta all'animazione, cosa che aveva già fatto magistralmente in Che ha incastrato Roger Rabbit con l'animazione normale, e qui lo fa invece con l'animazione in motion capture e digitale. Quindi opera straordinaria per un regista indimenticabile, e che con questo film per ora riesce ad essere sempre tra i miei favoriti, e che mi porta ogni volta al cinema anche quando ho preso qualche piccola delusione, come i suoi motion capture d'animazione che non mi sono praticamente mai piaciuti. Ma detto ciò, per me Zemeckis è un grande, e questo bellissimo bellissimo film Benvenuti a Marwin del 2018 non fa altro che confermare la mia idea sulla sua regia, un regista veramente imprescindibile della generazione mia e non solo, che nasce verso la nuova fine della nuova Hollywood, e che è riuscito ad arrivare fino ai tempi nostri. Speriamo che il prossimo suo ce lo mandino al cinema e che non faccia la fine di altri che non girerà mai più. Forza Zemeckis, perché resti uno di noi, un'altra volta un regista di cinema commerciale che intrattiene e che però riesce a fare di ogni o quasi suo film anche arte, proprio perché è dentro di lui ed ha bisogno di esprimerla. Zemeckis per me è uno dei migliori registi chiaramente della sua generazione, americani, poi oltretutto anche italo-lituano, e quindi questo mi fa ancora più simpatia, grandissimo comunque questo Benvenuti a Marwin, che dovete comprare assolutamente. I link come al solito sono qui sotto per comprare tutta tutti i film di Zemeckis che ho presentato, che sono disponibili, e qui sopra Patreon per chiedere le donazioni e tutto il resto, e qui l'iscrizione, fate tutto, perché più roba mi scrivete, più cose avete, più riesco a mettere due spiccioli da parte. Allora, finita la monografia di Robert Zemeckis, sono riuscito a farla anche se questo fine settembre, inizio ottobre, continua a esserci 30 gradi a Livorno, pardesse, di nuovo vedete sono in maglietta, sto benissimo a porta aperta in negozio. Comunque, fatto Zemeckis, la prossima ci penserò, fra un mesetto ne uscirà un'altra. Intanto il prossimo video saranno i consigli di Frusciante del mese, poi arriveranno i consigli musicali, un Frusciante underground tutto sulla Tetro Video, poi verrà vi riveleverò un bel progettino che abbiamo con lo Movies, ma piano piano verrà fuori anche questo. Insomma, un salutone a Alessandro Dorza che è qui da 10 giorni, un abbraccio gigante a mio fratello Michele a Napoli il Toglia, un abbraccio a tutti i ragazzi che vengono qui a trovarmi tutti i giorni, un abbraccione a Tommaso e a tutto lo staff, Giulio, Irene, tutti i ragazzi, Carlo, il fonico, chiunque mi ha dato una mano allo Ziggy a Torino, grazie mille, siete gentilissimi. Ho visto poi I Feel Like a Bomb ed un progetto del chitarrista De Faust e di uno dei fondatori di Lopalambator, che è veramente un noise ambientale drone molto bello, quindi ho fatto anche un DJ set, mi sono divertito molto, spero di tornare al Ziggy molto presto per fare un altro paio di serate, e in più di nuovo salutoni a Tommaso Nicolosi, veramente amicone, e a tutti gli altri, Giuseppe, tutti quelli che mi vogliono bene, Andrea, Ettore, tutti insomma quelli che mi hanno nel cuore, che non mi vanno nel puro. Un salutone speciale ancora a Francesco Braschi, e il solito abbraccione con bacio totale alla francesona, alla mia adorata Eleonora, senza la quale neanche sarei in vita altro che fare video. Quindi da Federico Frusciante in via Magenta 85 è tutto, Zemeckis ve l'ho dato, vi aspetto al prossimo video che sono i consigli di ottobre. Buona Ugo.